Un minuto e venti alla partenza dell'ottavo episodio di questa Blind Run. Una run incredibile che ha mostrato quanto Firenze sia fatto di dolore e di quanto quel dolore ormai sia il vero enchant che illumina la sua spada pronta a trafiggere il prossimo. Va in scena in 3, 2, 1 e cari amici miei, non posso che dirvi buon pomeriggio e buon pomeriggio a lei maestro, buon pomeriggio. Yeah, eccoci, carichi come sempre, molle impazzite dopo un episodio scorso. Mamma mia. Abbiamo avuto delle sorprese, degli eventi, delle scoperte, delle sfide, anche appunto forzatamente tali della serie. No, finché quello non muore io ho sofferto troppo, non mi siedo al checkpoint, perché nell'originale non c'è, tra l'altro, quindi per me quel momento rimane ad ora l'apice della serie, io che non prendo quel checkpoint come un pazzo e io che te lo giustifico a livello narrativo, sì, anche sì, di game design, perché nell'originale, nella remaster, assolutamente no, ma allora, io ho davvero apprezzato tanto il tuo cambiamento di attitude in quel momento, perché sappiate che io ho rivisto quella live appena finita, ok? Quasi tutta, perché ero talmente contento che volevo rivedere quel che avevamo creato. E insomma, non è scontato per noi streamer barra content creator, ci sono alcuni video barra dirette che magari riguardiamo con piacere, altre che, sì, una volta create... Sì, sì. Le lasciamo per la fruizione del pubblico, senza però magari avere noi la fame di volerle rivedere, riscoprire, rivivere. Invece con questa serie io sono sia spettatore che giocatore e quindi sto veramente godendo anche del riscoprire dalla parte di chi guarda, ok, il nostro contenuto. Esatto, cioè, vedere anche due punti di vista, sì, e incrociarli è fantastico. Sì. E io ho visto, tu che prima mi dici di sederti, poi capisci che ormai io ho già deciso e allora vabbè, cioè sei stato incredibile perché non hai detto vabbè allora sono arrabbiato del tipo dovrebbe sedersi, hai assecondato la mia follia. Io continuerò a farlo e infatti ad oggi sarà una diretta incredibilmente, in teoria, stupefacente nel fatto che il normale è diventato speciale, cioè quello che sarebbe stato il tuo percorso standard prima di prendere quella direzione tramite i dialoghi di Rea e bla bla bla, Torlund, la Via Bianca, la loro missione e così via, qui saresti stato 2 live e mezzo fa, ora libero di poter dire continuiamo nelle profondità o andiamo, sì, altrove. Sì, però se ci pensi, intanto avvio anch'io il gioco, se ci pensi 2 live fa... io non avrei avuto la maturità attuale, cioè... Ma per niente, ma infatti in realtà il risultato non soltanto di esplorazione, oggetti e personaggio, ma anche di giocatore e persona, no? Con pad in mano, è enorme. Capito? È un risultato pazzesco. Io non mi sento lo stesso, ed è assurdo, perché anche in Demons pensavo di aver subito questa metamorfosi, e invece a quanto pare non è così, o non è solo così. Sentivo già di aver appreso questo tipo di gioco quando in Demons ho finito anche il New Game Plus e l'ho finito fuori dalle live, l'ho finito per i fatti miei, sì, durante, sì, le vacanze, sì, sì, sì. Eppure anche con Dark Souls di nuovo vivo lo stesso momento, un momento di inesperienza, infatti, che poi piano piano viene cancellato da un pad che meglio mi sta in mano. Guarda, ti dico, te la faccio molto breve.
il discorso che è che Demon's Souls è tanto diverso in nome del suo essere un puzzle. Cioè, in Demon's è la conoscenza che ti cambia. Una volta che sai cosa fare, il come è molto meno importante. Dark Souls, anche il come è cruciale, il come affrontarlo, gestirlo, fa parte di un percorso di apprendimento e miglioramento di se stessi che è suo, è suo. Quindi vedrai. Già. Beh, non è finita, non è finita. Oggi ci si diverte un sacco. Allora, io non vedo l'ora. Guarda, faccio le solite comunicazioni di servizio per tutti e due i pubblici. Quindi, intanto, grazie per essere qua, ragazzi. Siete davvero, davvero stupendi. Siete tantissimi. Lo siete stati per tutti gli episodi finora. E ci auguriamo che lo continuate a essere, perché abbiamo in mente tanto per voi. Abbiamo in mente una roadmap molto, molto lunga e strutturata. Sì, ogni volta che ci troviamo prima della diretta è un sfregolare le dita. Si sentono i suoni delle mani che fregano. Sì. Non sarà una one spot, avete già scoperto che insomma a questo sì. Dark Souls 1 seguirà un New Game Plus, ma insomma anche dopo il New Game Plus arriveranno altre cose, quindi non vi preoccupate che è solo il primo episodio, se vogliamo, siamo all'ottavo episodio, ma il primo episodio di una maxi rubrica che avrà diverse facce, ok? Sarà poliedrica, quindi non vediamo l'ora. Ricordo a tutti, potete iscrivervi sia su questo canale che su quello di Sabaku, iscrivervi vi toglie le pubblicità sia dall'una che dall'altra live, che essendo in Stream Squad potete passare liberamente dall'una all'altra live in serenità per vedere il punto di vista mio o del maestro. E insomma io ringrazio poi tutto il pubblico qui in particolare, perché ci sta portando appunto al solito al threshold delle 1000 sub, quindi io sono super contento. Ma come dico sempre, iscrivetevi da tutte e due le parti e supportate entrambi questi streamer che vi stanno mostrando la via del fuoco, ok? Viceversa faccio lo stesso ringraziamento anch'io, perché ogni volta che si comincia, ragazzi, c'è l'hype train, tutti che siete emozionatissimi, siete troppo contenti e trasmettete questo a noi, che viceversa nel nostro divertimento ci sentiamo anche inorgogliti e felici di far felici. Sì. Cioè è stupendo, ragazzi. Guarda, quindi ti do questa questi 50 cent di poesia. Il fuoco ha creato il bene, il male, la luce, il buio, Sabaku Saidonia. Capisci? C'è un altro binomio che il fuoco ha creato, ed eccoci qua. E loro, il pubblico che si iscrive, sono i foraggiatori di questo fuoco e di questo binomio. Ravvivano la fiamma del nostro streaming, capisci? Quindi è importante. Allora, adesso, nel mentre, prima dobbiamo decidere dove vuoi andare, mi preparo una cosa che volevo dirti durante il percorso. Ok. Ma ora, la tua decisione è quindi quella di riprendere ciò che hai lasciato interrotto prima, e ciò che mi hai voluto suggerire la volta scorsa. Quindi vorresti tornare alle fogne, dalle macellaie e fogne. Perfetto. Allora, ora, prima di darti ovviamente il percorso, tu riusciresti a ricordare come raggiungere le fogne da qui? O hai bisogno di qualche... Ci provo, ma prima di farlo vorrei leggere la titanite rossa che è rimasta in sospeso. Bravissimo, vai. È un po' il tarlo che mi è rimasto in testa dall'ultima volta, ma eravamo un po' troppo emozionati, elettrizzati da tutto l'accaduto. Quindi, pezzo di titanite per rinforzare le armi. Titanite rossa con potente energia del fuoco. Quindi questa è la titanite più vicina, in qualche modo, no? Al fuoco. Con la scoperta della titanite all'Ordran, la corsa per trovare le lastre leggendarie è cominciata. Che siano soltanto un mito, è la prima volta che c'è questa domanda. Che vuol dire che siano soltanto un mito? Quindi c'è qualcuno che crede che possano anche non esistere, ma le ho qui in mano. Esatto, tu sei già in realtà in possesso di qualcosa che trascende la normale cultura degli abitanti di questo luogo. La lastra non è un oggetto comune, men che mai raro, no. È proprio... Infatti, leggendario. Infatti. Ed è una titanite che ha immagazzinato il potere del fuoco, quindi ha potente energia del fuoco. Visti tutti quanti gli altri pezzi di titanite, direi che possiamo aggiungere un altro po' di sfumature. Di sfumatura alla lore degli alberi. Gli alberi non solo sembrano dei vegetali magici in grado di poi trasmettere il loro potere anche alla corteccia, che sembra essere la titanite, ma la cosa più importante è che sembrano delle spugne. E tu mi dirai, sei impazzito? No, cioè, ha un senso quello che voglio dire. Cioè,
sono in grado di assorbire un potere in maniera talmente efficace da trasformarsi grazie a esso, no? E è come se questi alberi, a seconda di dove crescono, riuscissero a succhiare con le radici un determinato potere, magia, eccetera, eccetera, e poi esprimerlo attraverso, esatto, esprimerlo attraverso la loro corteccia, la loro essenza fisica, ok? Un po' come un processo di conversione, mi passerete il termine, ok? Ma di fotosintesi clorofiliana, ok? Sì. Vi farà magari viaggiare con l'immaginazione questa cosa, però nel mondo reale, ok, gli alberi compiono dei processi in grado di trasformare, no, varie sostanze, e in una reazione a catena che non sto qui a spiegare, amplificare, in realtà creare l'ossigeno nel nostro pianeta, ok? Quindi tramite le piante viene a generarsi un principio, no, scientifico, naturale, che permette all'ambiente di arricchirsi. E qui non sembra differente. Cioè, gli alberi, attraverso la conversione di un potere presente nella terra di Lordran, a seconda di quello che poi è più vicino all'arbusto di turno, riescono a convertire il potere in titanite, ok? Tra l'altro, tutto questo che stai speculando, approfondendo, deriva da realtà nate dopo il fuoco, perché esatto, prima non esisteva nulla. Esattamente, avevamo già fatto questa premessa, ma assolutamente hai fatto bene a puntualizzarlo. Sì, tutto dopo. Quindi questi alberi, che noi sappiamo in realtà magari essere figli degli arcialberi eterni e fatti più o meno della stessa roccia, ipotizzato da me, ma fatti più o meno della stessa roccia dei draghi che abbiamo visto nella cutscene, sembrano essere, appunto, stati in grado di reagire a ciò che il fuoco ha creato, no? Quindi gli alberi hanno vissuto di vita nuova. Non so se migliore o peggiore, ma vita nuova. No, in realtà non tanto migliore o peggiore, ma quanto diversa, no? Sì. No, hai ragione. È vero. Ha molto più senso la tua di, diciamo, precisazione. Sì, è vero, tale perché prima non c'era né vita né morte. Quindi, guarda, questa precisazione che hai fatto mi fa venire un'ultima idea in mente, che potrebbe essere in qualche modo legata addirittura alla iconografia, ok? All'immaginario proprio estetico scelto da From Software. Il mondo antico è in bianco e nero e quello attuale è colorato, no? Certo, sì. I draghi eterni sono bianchi e neri, no? E quindi magari anche questi arcialberi sono bianchi e neri, e poi invece, assorbendo il potere nato dal fuoco, diventano titanite rossa, titanite verde, albero verde, quindi albero rosso, eccetera, 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 no? I poteri danno agli alberi colore, e quindi tra i vari binomi che il fuoco ha generato ci sarebbero anche l'assenza di colore e la presenza del colore. Non so se mi spiego. L'inizio della cutscene è proprio in bianco e nero, ora che ricordo, sì, no? E poi dopo arrivano i colori. Esatto, sì. Non è letteralmente in bianco e nero, ma il mondo era amorfo. Esatto. E quindi... Esatto, e quindi sì, sempre più convinto che gli alberi abbiano un ruolo cruciale dentro proprio l'economia di questo mondo, sia dal punto di vista di Albero Azzurro, sì, esatto, posto felice e posto di amici, rispondo alla mia chat, quindi con Dodò dentro, che è il boss finale di Lordran. Quindi, insomma, morale della favola, gli alberi sono sia un tipo di vegetale in grado di assorbire il potere, sia addirittura la base di Lordran, perché sono in fondo alle catacombe e sembrano sorreggere l'intera struttura verticale del mondo. Quindi, sei riuscito effettivamente a vedere qualcosa di molto nascosto nelle profondità di questo mondo. Sì, erano tantissimi, erano anche tanti proprio numericamente parlando. Quindi sì, ragazzi, per me gli alberi, mi sorprenderei se gli alberi non avessero, andando avanti con la storia, un ruolo sempre più importante e veramente capace di darci la chiave di lettura di questo universo. Sì, sono convinto. Ottimo. Bene, allora molto figo. Adesso, prima però, per guidarti anche in un istintivo cercarle, vorrei
perlomeno, visto che purtroppo devo qui intervenire, si perderebbe altrimenti la speranza di, per quanto molte cose siano state ovviamente permesse o non più permesse in base alle tue scelte, vai all'ascensore verso Firelink Shrine per dare quel dialogo esplorativo allo track che abbiamo saltato prima a causa dell'odio per Petrus. Ok, quindi torniamo al Firelink. Esatto. D'accordo. Da lì poi se ne riparla. D'accordo. Allora, al Firelink ci dovrei poter arrivare, ma non prima di aver fatto questo, perché mi diverte. Ah, ma certo. Altro che con la tua nuova fiamma. Ah! Claymore. Ok. Non sono più abituato a fare i parry a loro. Ho combattuto troppo con gli scheletri. Loro hanno tempismi normali e non bastardi traditori come quelli degli scheletri. Allora... scendiamo dall'ascensore. Perfetto. Eh sì, ragazzi, oggi tanta carne al fuoco, tante speculazioni già dall'inizio dell'episodio. Sì. Ma l'inizio, tra l'altro, in realtà è qualcosa che ho sempre avuto anche io, persino su YouTube, nel senso l'inizio di un episodio di qualcosa che sia un gameplay parte sempre con una sorta di, non dico riassunto, ma proprio approfondimento di quello a cui ho pensato durante la pausa tra l'uno e l'altro. Cioè, eh sì. È diverso. Esatto. Allora io vado un po' lo track. Eccolo lì, vediamo un po' se ti dice qualcosa. Aspetta. C'è anche una nebbia importante comunque nel Firelink Shrine. È una cosa che noto adesso, e probabilmente in realtà c'è sempre stata, ma essendo che abbiamo parlato della nebbia l'altra volta in occasione dell'anello che avevamo trovato, l'anello del ladro in versione Dark Souls, con la divinità della quale non ricordo il nome, voglio subito rinfrescarlo nella mia memoria, datemi un secondo, si chiamava Alvina, non sappiamo se in realtà sia una divinità o no, poteva essere anche una strega, però insomma il concetto è un po' quello. Esatto. Sappiamo che la nebbia è una coltre in grado di nascondere, quindi chissà che il Firelink Shrine non nasconda qualcosa e per questo produca nebbia. O forse è nascosta un tempo e la nebbia si è diradata, chissà. Sì, anche, esatto. anche, entrambe le cose, è vero. Bene. Vediamo. What business do you have? If you have none, then stay silent. Ehi. Quindi ti ignora? Sì, non vuole. Vuoi che gli tiri un calcio, maestro? No, va bene così. L'altra volta abbiamo risolto così. Esatto, in realtà i motivi per i quali non ti parla dipendono anche da quali NPC hanno fatto cose, si trovano. Guarda, te lo posso dire, perché altrimenti anche chi è blind come te in chat non capirebbe a cosa mi riferisco. Cioè, praticamente sto parlando al 10%. Certo. Se avessi risparmiato Patches, avresti avuto un dialoghetto da parte di Rotrek su di lui. Ah, ok. Esatto. No, per me la root canonica allora è senza, no, è senza questo dialogo, perché non si può non uccidere Patches. È giusto. Ne riparleremo nel New Game Plus, assolutamente. Ok. Allora, a questo punto Lothrak non ci dice nulla e io faccio mente locale su come arrivare alle fogne. Per arrivare alle fogne... Ah, ok. Nella forma umana. Giusto. Hai ragione, assolutamente. Devo usare l'umanità. Allora, innanzitutto le fogne le abbiamo prese facendo il percorso nella parte di sotto della città, ok? Mm-hmm. Dopo aver ucciso il demone capra. Quindi, in teoria, dovrei tornare al ponte con il drago. Non so se è possibile prendere una scorciatoia da qui. Allora, sono molto contento del fatto che ti sei ricordato la cosa a cui io più tenevo. Nel senso che se tu ti ricordavi della porta del drago, io mi sarei sentito più che convinto della tua consapevolezza del level design. Sì, la porta del drago è quella che hai aperto con la chiave che conduce alla scala che poi porta alla scala che porta alle profondità. Una sorta di flipper. Sì, che al mercato mio padre comprò. Però, se ti ricordi, la vera figata è che attraverso l'acquedotto di Firing Shrine verso il borgo hai aperto una porta che conduceva direttamente alle fogne. Sì, sì, dove c'era anche l'Undead Female Merchant, se ti ricordi. Vero. Quella che diciamo le spore. In realtà era qua sopra. Esatto, l'acquedotto, precisamente. Sì,
Eccellente. E allora in teoria noi andiamo di qua e dovremmo riuscire a raggiungere, giusto? Perché il demone capra, io quando ho provato i vari try, l'ho raggiunto direttamente da qui. Esatto. Non male, non male. Ah, sì, va bene. Ah, ma la Claymore è veramente un'ottima arma tra range, diciamo, damage output, scaling, moveset. È una delle migliori armi in assoluto di Dark Souls. Però ovviamente ha un limite. Eh beh, certo. Oh no. Oh, che liscio hai fatto. Un backstep lì e si tornava ai vecchi ricordi. Già. Allora, entriamo qui dentro. Ecco. Ed eccoci, qui dovrebbe esserci la mercante. Provo a parlarle, eh. Voglio vedere se è successo. Ma certo, ma scherzi, gli NPC avrai notato che sono deliziosamente charliere. Bene, bene. Parliamo con loro. Ehi. Ah, ok, vuole solo... Mi vuole solo per spennarmi le anime. Tu parlale però, proprio con il concetto sì, di parlare. Sì, certo. Me lo disse già questo. Allora insiste. Ah, ok, allora avevi già avuto il dialogo in cui... Ok, sì. D'accordo. Perché una cosa che mi piace molto di questo NPC è che è felice di essere non morto. Sì, sì, non lo ricordo. Che bello. E poi ci sono queste sbarre. E poi dice c'è umido, tutto. C'è il muschio. Esatto, sì. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Bene, e no, qui avevamo già guardato tutto ciò che poteva vendere. Che giovane noioso che sei, ma no. Eccoci al Borgo dei Non Morti. Qui non si può procedere oltre, se non ricordo male. E infatti è così. E di sotto dovremmo avere il famoso... Sì, 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 sì. Ottimo. Luogo in cui ci avevano invasi. Te lo ricordi? Sì. Altro molto... che se lo ricordo. Ora dobbiamo entrare in questa porta. Bravissimo. Che avevamo, sì, 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 aperto alla fine dell'episodio. E a questo punto io, mentre scendi tranquillamente senza troppa fretta, ma non hai pericoli particolari... In questo inizio di diretta subentro aggressivamente, proprio capirai perfettamente il perché in realtà, okay. Dicendoti esattamente cosa fare e senza, dicendoti proprio in maniera perentoria non puoi fare altro, ti obbligo, questo perché? Perché è stata la mia interazione prima, la scorsa volta che eravamo qui, quando stavamo finendo la diretta, a non farti fare qualcosa che stavi per fare e quindi ora ti giusto. Obbligherò a fare. Giusto, bravissimo. me lo ricordo. Bravo, stavi per cadere in quella sorta di segreto che hai trovato distruggendo le casse accanto alla macellaia, e diciamo. Tu mi dicesti, ah no, no, perché qui poi ci mettiamo troppo tempo a raggiungere il falò. Esatto, esatto, e adesso invece si riprende da lì. Va bene. Vieni qua, stai tranquillo, stai tranquillo, stai sereno. Stai sereno e non ti agita, non ti agi... Non ti agi... Non... Ma come ha fatto a prendermi? Non ti agita. Ah, il plunging mancato è sempre fastidiosissimo. Oh no, c'è Saibaku, mi ha invaso. Ah sì? È entrato Saibaku, sì 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 sì, lo vedo. Aspetta, lo vedo. Vediamo un po', provo a mettere il segno dove stava il nostro caro vecchio amico macellaio che si scopre essere femmina. Sì sì, la macellaia. Esatto. La nostra fusione ancora non ci ha dato i suoi doni. Lui. Esatto, allora sì, 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 vai sulle scale, esatto, esatto. Allora, no, stavo controllando che non ci fosse null'altro. Devo scendere qua sotto, no? Perché qui c'era... Laurentius. Sì, giusto, esatto. Giusto, qui l'avevamo liberato. Invece il macellaio è in fondo alla... non qui, ma in fondo a questa stanza. Vediamo, se mi ricordo... Tranquillo, ti lascio fare, tu... Prendi consapevolezza e un po' di dimestichezza con questo ambiente. Porta, ma... Questa è una porta che era prima che chiusa, quindi forse no. No, 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 aiuto. Allora, non è qui, devo tornare quindi indietro. Esatto, aspetta, certo. Forse era qua in fondo, esatto. A questa pozza. Sì, 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 certo. Oddio! In mezzo a questi... Esatto. Terribili
fastidiosissimi, pericolosissimi cani di Dark Souls in un ambiente dove puoi camminare piano senza equilibrio. È una gioia. Non ero pronto ai nemici. In questo caso lo spam può essere molto intelligente, esatto. Sì, ma qui si pusha alla grande. È che non ero pronto a dei nemici. Lo so, e lo sanno anche loro che ce li hanno messi. Ok, erano solo due però. Perfetto. Ora qui ci dovrebbero essere altri andeddini. Ah no, altri cani, ok, vieni. Okay. Se non vieni tu, vengo io. Ah, per quanto... Ecco Saibaku. Mm-hmm. Saibaku, cosa vuoi fare? Lasciami evocare allora, il maestro. Sì, esatto, ti sta lasciando evocarmi. Perfetto. È il nostro figlio. Ibrido. Esatto. Guarda, ti ha fatto un regalo. Mi ha fatto un regalino. Raccolgo l'oggetto, ma certo. Ascia bipenne del cavaliere nero. Come se ti avesse droppato... L'arma del cavaliere. Posso leggerla, maestro? Sì, assolutamente, è un drop RNG. Saibaku unisce la tua skill al mio culo, dunque. No, evocazione fallita? No. Riprova. Dovrebbe andare tutto bene, abbiamo allora, il solito... Controllo di essere in DMZ, se vuoi, se fallisce di nuovo, sì, ma credo... Sì, tu controlla. No, evocazione fallita. Allora, aspetta che controllo subito, eh. Ok, aspetta, diamo un'occhiata. Un secondo, ragazzi. Tolgo qui un attimo. Ok. Mm-hmm. Allora, devo andare in home, impostazioni, poi rete, ma dovrei essere, sono abbastanza sicuro di essere, sì, manuale, sì, no, sono in, sì, sono in DMZ, te lo garantisco, okay. Ti garantisco di essere in DMZ. Allora. E qual era stata la scorsa? Ah, è vero, problema? Anche l'altra volta Saibaku, ti ricordi, era entrato. Ah, è vero, è l'invasore, è Saibaku. E infatti okay, mi sta salutando. Oh, grazie ragazzo, perdonaci. Purtroppo questo non è colpa di nulla che non sia il meccanismo di protocollo NAT che utilizzano per forza di brevetto, di abitudine, okay, di obbligo. Devo uscire e entrare allora? Adesso? Guarda, sì, perché il mio segno non dovrebbe esserci da un pezzo. Ah, ok. No, aspetta, vabbè, sì. Okay. Andiamo e rientriamo. Okay. Male non fa sicuramente. Grazie mille, Saibaku. Ci hai dato un'arma sì, importante. Che... questa è una cosa che esista ancora così prepotente nel 2020-2021 è stancante. Sì. Perché il concetto stesso che un giocatore debba utilizzare le porte a mano, aprire una DMZ. È, rispetto a un videogiocatore medio, completamente folle. Certo. Allora, ok. Allora, io sono qua. A tal proposito, io domani mattina ho il tecnico di cambio di gestore. Che ansia. Speriamo bene. Evoco prima Saibaku e poi leggo lasciabipenne, ragazzi. Esatto. Risolviamo il problema evocazione. Secondo me si risolverà. Anche secondo me. Vediamo. Però che siamo da soli. Eccoci qua. Infatti sei stato convocato. Mi dicono dalla chat che praticamente quando mi invadono il NAT si imposta sul NAT dell'invasore. Sì, ma... Abbiamo avuto anche un'invasione, attenzione, Evil Phalanx. Potrebbe Phalanx, essere... È Phalanx il boss di Demons. Ah, è nostro? Sì, Phalanx è il boss di Demons, ma è anche un mio vecchio nickname, molto più vecchio di Demon's Souls, tra l'altro. Pensate. Ed è il protagonista della mia anima oscura. Evil Phalanx? No, Phalanx. Ah, Phalanx. Quindi c'è un... Phalanx malvagio. Esatto. Che voglio vedere. Vediamo cioè, un po'. Praticamente abbiamo incontrato per ora sia, vabbè, Tetsuya sì. Nomura, sia esatto, varie versioni di noi. Saibaku, quindi in una realtà ci siamo fusi, chissà, magari per via di una magia o di una maledizione di quelle che vengono... Però qui sì. Ha fatto un roleplay crudele. Conosco anche molto bene l'arma che possiede. Ehi, è veramente la mia versione... Ha praticamente preso dei pezzi di equipaggiamento più stronzi. Vuole combattere? Vuole combattere, sembra maestro? Sembra che voglia combattere. Va bene. E sembra allora che combatti. Voglia combattere. Esatto. Oh! E allora combatti, Evil Phalanx. Dammi un duello onorevole. Mi sa che l'ha sentita, eh. Oh, che bello! Dammi un duello onorevole. Dove va? Non ci sono mob qui. Ah, baby! Dammi un duello onorevole, Evil Phalanx! Ok.
Cosa vuol fare? Cosa vuol fare? Sono molto curioso di sapere che arma, nel senso che se ha un potenziamento elementale, non lo saprei. La tua curiosità, maestro. Sono andato per il backstab, caro, con caro il passo del fenicottero. Un lato di me pensa che tu avessi abbastanza consapevolezza di aver fatto una certa infusione su quel martello. Comunque, ne riparleremo. Tu ora raccogli la sua umanità e leggi Lasciami Penne. Assolutamente. Evil Phalanx è stato sconfitto dal passo del fenicottero di Firenze. Allora, te lo ricordi? Allora, Lasciami Penne dei Cavalieri Neri che vagano per Lordran, usata contro i demoni del caos. Interessante, sai perché? Perché... Aspetta, aspetta. Avete ragione. È autoinfuso quel martello, ecco perché mi ricordavo così. Ok, scusate, okay. Niente. Lapsus senile. Affigurati. I Cavalieri Neri usano un'ascia che mi ricorda molto questa. Chissà che i gargoyle non abbiano rubato ai Cavalieri Neri un'ascia bipenne e se la siano montata sulla coda. Addirittura. Con così tanto senno e voglia di migliorarsi. Sì. L'ampia oscillazione richiesta dall'arma riflette la taglia degli avversari di un tempo. E allora lo vedi che sono, potrebbero essere i draghi. Chi sono questi demoni del caos? Ok, i demoni del caos sono obiettivamente giganti, li abbiamo visti, sono enormi. Ok, cioè i demoni, non i demoni del caos, i demoni. Magari i demoni del caos sono un'altra cosa, esatto. I demoni sono belli grossi. Però sappiamo anche che usavano il fuoco, o che comunque chi li comandava usava il fuoco, perché i Cavalieri Neri sono morti bruciati. No, esatto, tu hai perfettamente ragione ad avere queste perplessità. Tu continua ad approfondirle, sempre e assolutamente. Comunque, ok, sì, erano avversari molto più grandi di loro, e dire che anche i Cavalieri Neri sono grandi. Sì, quindi, sono abbastanza grandi, sono una taglia normalmente media, sì. Aspetta. I Cavalieri Neri e gli scheletri hanno la stessa stazza strana. Diciamo degli scheletri giganti. Sì. Diciamo che gli scheletri giganti sono un po' più grossi, ma capisco dove vuoi arrivare. D'altronde non possiamo sapere cosa si trova dentro quelle armature. Perché sono così grandi tutti qui? Ecco, questa è una cosa molto giusta che hai detto. Molto sottile la risposta, ne riparleremo. C'è un potere che ci fa crescere un po' come gli alberi? Si può assorbire un'energia, una magia che ci permette di divenire più grandi? Perché sono tutti così grandi? Non ci avevo pensato, e ora questo flash dei Cavalieri Neri che hanno la stessa stazza degli scheletri delle catacombe mi ha... Però gli scheletri giganti sono nella tomba dei giganti, scrive Ferdi. Sì, però la tomba dei giganti ha degli esseri ancora più giganti. In realtà non abbiamo mai visto un essere gigante quanto la tomba in cui si trova Girandola, ok? Perché se ci fosse uno scheletro di quelle dimensioni io sarei già morto. Non è una roba così grande, quindi... Chissà che non ci sia un potere la cui prossimità ti rende grande e lontano da esso ti rimpicciolisci sempre di più fino ad arrivare alla nostra stazza, no? Quindi... Ok. Un potere... Sì, pensa al parallelismo arcialberi-albero, no? L'arcialbero gigante, eterno, enorme, e poi piano piano l'albero normale, no? Quello che conosciamo tutti del mondo dei vivi. Anche qui l'uomo gigante che poi piano piano si allontana da questo potere, forse spaventato dalla stessa cosa che Lordran ha chiuso nelle parti più basse, no, della sua verticalità, ma la lontananza da questa entità pericolosa è anche, cioè, equivale anche a una perdita di potere. Non so se rendo l'idea, no? Perfettamente l'idea, e queste fondamenta che stai costruendo di analisi vedrai che faranno poi una forma di confronto con i fatti che scoprirai andando avanti. Sì. Voltati, guardami, dove sono io? Sì. Vai, raccogli. Grazie, maestro. Preziosa umanità. Le 9 che spendesti in tentativo di scoprire insieme, in realtà, oddio, era intuibile, ma è un dubbio, è stato lecito anche da parte mia, essendo inesperto di online, che la nebbia arancione ti fotte. Maestro, ora mi dia un abbraccio. Esatto, bellissimo. Ok. Perfetto. Eccoci. Bellissimo. Perfetto. Let's go. Ora. No. Oh, non ti è permesso.
Ok, ah, giusto. Vai, il segreto. Avevo trovato il segreto. Hai ragione. Eh sì, sì, mi spiace, è obbligatorio. D'ora in poi sei libero. Oh! Si cade. E lei mi sta calpestando, maestro. Io la ringrazio. È prezioso il suo movimento di piede. Mi è dolce sul viso mio. Ok, detto questo. Oh, cosa cazzo? No, il fatto è che ne hai parlato proprio adesso, sono divertitissimo, dai, io sono veramente divertito da questa cosa, che tu hai sparato 10 minuti di discussione sulle dimensioni, eh. E lui è un ratto molto più grande di quelli che abbiamo, sì, visto, ed è a metà tra un ratto normale, cioè il ratto che avevamo visto prima è a metà tra questo e un ratto normale, quindi questa pestilenza aumenta effettivamente le dimensioni delle cose. Ok, ragazzi, astuzia. Riusciamo a colpirlo? Oh! Sì! Non, ragazzi, male! Sì, 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 assolutamente! Assolutamente! Strategico, strategico! Assolutamente! Ultimo colpo! Andiamo! Ucciso! Simple as that! Nessun problema, ragazzi! Adesso ci prendiamo l'anima del soldato che è deceduto. Guardate che c'è... Ha droppato. Ok, allora... la mia teoria sarà pazza e probabilmente sbagliata, ma... Intanto è lecito e libero da fare, insomma. Cioè, ma... farlo. E se la grandezza aumentasse in base alle umanità assorbite o alla morte assorbita... Cioè, qui siamo in una fogna piena di cadaveri, ok? È vero. Quindi, magari, ok, la pestilenza è dovuta allo sporco, allo schifo che c'è qui, ma magari le due cose non sono collegate. Cioè, i ratti sono pieni di pestilenza perché, ovviamente, qui ci troviamo in una fogna, certo, nella quale si mischia... Per definizione, capito? Esatto. Esatto, il sangue, alla merda, al piscio, a tutto. Però, allo stesso modo, abbiamo... tanti morti, ok, che confluiscono ammassati. Qui c'era proprio una pila di scheletri, di soldati, ok? È una, esatto, pila di morti. Esatto. In realtà è un'analisi che apprezzo molto. Ti lascio questi? Sì. Con il soggetto? Prendili. Occhio della... Oh! Visto che sei così affezionato, in realtà, sì, con questi potresti tenere... Visto che non hai il tempo di dedicarti al... creare quell'ombra nei mondi altrui per Nito, prendi, ecco, questi occhi. Io ti ringrazio. E quindi ti dicevo, in realtà ciò che scorre in queste fognature, in questi canali, non è solo appunto lo schifo, ma anche la morte, una morte di cui ci si ciba per divenire più grossi. Ovviamente i ratti non lo fanno con un obiettivo in mente, non sono animali, esatto, coscienziosi, esatto. Lo fanno perché bevono l'acqua delle fogne, sì, pregna di morte. Cadaveri, esatto. E ha un senso questa cosa, secondo me. Sì, sai, anche Nito, no, potrebbe essere divenuto con il tempo uno scheletro gigantesco per questo motivo. Anche Gwyn sembrava avere una stazza, ora che ci penso, diversa, sì, dal normale, no? Ottimo, quindi ottimo. C'è molti. C'è un collegamento, sì, sì, c'è un collegamento. Anche noi, del resto, pensateci, noi siamo dei non morti e con l'umanità riusciamo a rivestire la nostra pelle di carne, ok? Quindi un po' alla tu vedi grande ragazza, c'è questa trasformazione che piano piano ricostituisce il tuo corpo, prima intesa come una rigenerazione, dopo come una vera e propria, con un vero e proprio ingrandimento. Noi infatti assorbiamo umanità e diveniamo più resistenti. Chissà che assorbendone un numero spropositato questa resistenza non si trasformi in una vera e propria crescita, come un albero, no? Quindi diventiamo più grandi e più potenti. Ok, mi piace molto, molto, moltissimo. Sì, la nostra carne di pelle, ragazzi, ho detto la pelle di carne perché sono rincoglionito. Ovviamente sì. Rivestiamo la nostra carne di pelle, non la nostra pelle di carne. Ho trovato la chiave delle fogne e c'è anche un loot, okay, qua sopra. Mi sa che mi, sì, devo buttare perché non c'è tanto altro da fare. E tu dai un'occhiata. Ti sto controllando. Esatto, guardati intorno. Buttarsi è sicuramente una scelta evidente, ma chissà. Allora, qui c'è una strada. Oh, aspettate, qui c'è un loot. Anima, soldato senza nome. In realtà qui c'è un burrone, probabilmente, nel quale si può cadere. Ma c'è anche una porta qui. E, okay, una cosa che voglio provare prima ancora. Si sposti, oh, maestro. Certo.
Vediamo. Funziona. Oh, smart. Ok. Funziona. Sì, certo. Cos'è? È una melma. Fatta di che cosa? Non sembra emettere nessun suono. È molto resistente, tra l'altro. Però non reagisce. È solo una melma. No. Non ti ha attaccato. Non ho visto quante anime mi abbia dato. Oh, ok, tranquillo. Ok. Però sì, esatto, la melma qui era proprio diventata un animale, praticamente. Sì. Un parassita. Attenzione qui a questa pantegana, in realtà appena morta. Ah, eccolo qual era il trucco. Probabilmente se fossi andato dall'altra parte sarei finito nella corrente e sarei caduto. Sì. Qui c'è una porta con un'altra pantegana. Siamo molto attenti, non voglio correre più di un tot. No, non correrà. È tornato Saibaku, ok. È tornato Saibaku e non è questa cosa. Continua a esplorare, io ti... Mi copri le spalle al massimo. Esatto. Qui c'è il buco dal quale ho saltato. Ok, quindi che vantaggio mi ha dato questo salto? Beh sì, diciamo che... Quello di trovare la strada? Ti apre a diverse strade. Sì. Diciamo che le fogne sono abbastanza labirintiche. Guarda davanti, guarda, superami. Ok, aspetta. Aspetta. Superami qua. Come puoi notare, davanti a te c'è parecchia roba. Oh cazzo, c'è un evocatore di quelli... Bravo. Di quelli in grado di impowerare gli undead, quindi mi aspetto di trovare degli undead dentro quella stanza o lì vicini. Allora, cerchiamo di fare un... Oddio, potrebbero anche impowerare i ratti questi cosi adesso. Non so su quanti esseri... Oh, mi ha visto! Ok. Oh cazzo. Lui è morto. Sono forti, Ok, anche io. C'è anche Saibaku qua. Ok. Saibaku. Vuoi guarda duellare? Un po' cosa sta facendo. Di tutte le cose che poteva castare. Attento. Vuole castare la peste. Diciamo peggio. Questo è molto infame come... Oh, mamma mia! Ok, ora sei pronto al PvP di Dark Souls. Presissimo! Saibaku, sei stato un mob molto speciale. Let's go. Sappi che quello che ci stava lanciando contro avrebbe, anzi, ha in parte sicuramente già ora eroso il tuo equipaggiamento. Ah! Huh. Sì, è una bastardata. Guarda che paesaggio. Saibaku ha cercato di... Oh mio Dio, uno squarcio nel muro. Colonne spezzate, porca miseria. Aspetta, maestro, devo osservare. Siamo qui a posto. Più ci avventuriamo dentro l'Ordran, e più mi rendo conto che è paradossale per certi versi quello che abbiamo davanti, perché siamo in un mondo dei morti, quindi un mondo che in teoria dovrebbe arrivare dopo la morte, sì, esatto, dentro le guerre, eppure troviamo rovine di qualcosa di antico. È un mondo in rovina, ma perché anche il mondo dei morti è in rovina? Mi spiego, cioè è il mondo degli umani al massimo a subire la guerra e quindi a essere in rovina. Sono molto contento che tu stia, cioè, creandoti queste domande in testa, sono assolutamente importanti. È il mondo dei morti a essere in rovina, e non sappiamo se anche quello degli umani, ma quello dei morti sicuramente. Colonne spezzate, città sepolte in una catacomba, scheletri, resti, esatto, di una guerra. Anche nel borgo dei non morti, vi ricordate, no? I soldati bruciati vivi sulle picche. C'è un conflitto che sta consumando questo mondo. E ricordiamoci Lautrec, NPC con delle braccia che avvolgono il suo... la sua armatura è in cerca di qualcuno o qualcosa, forse di vendetta grazie al suo equipaggiamento da assassino. Il mondo dei morti? Allora,
voglio davvero lasciarmi a questa sorta di speculazione, basta joystick vivere di vita propria, dicevo, a questa speculazione a metà tra, non so, la narrativa e la teologia. Il mondo dei morti in quasi tutte le culture è un mondo di pace, ok? O quantomeno statico. Il mondo dei morti nel campo della cristianità è un paradiso o un inferno. E qualcuno potrebbe dirmi, Saidonia, ma che dici? L'inferno è un posto terribile nel quale si viene torturati. Attenzione a non confondere l'inferno dantesco con l'inferno della religione cristiana, che solitamente veniva descritto, nelle sue ovviamente narrazioni più pure e non contaminate, come lontananza da Dio. Ok? Il paradiso è l'essere vicini a Dio, l'inferno è il luogo più lontano dal Signore, e quindi ovviamente per un'anima cristiana la dannazione massima non è la ruota delle torture, non è la crocifissione, non è il demone che ti infila un tridente nel culo, ma la lontananza da Dio. Io non sono bagnato dalla luce divina e quindi sono dannato per l'eternità, non vedrò mai il mio Signore, ok? Ecco. Il mondo di Dark Souls ci mostra una dimensione dei non morti, ok? Quindi un regno dei morti, perché poi non siamo ancora del tutto morti perché non abbiamo perso il nostro senno, ma noi, perché in realtà già tanti altri membri di Lordran, poverini, sono vuoti da un pezzo, ci mostra un mondo che non è in pace. Non è sereno questo, nella vicinanza e lontananza da Dio che sia, questo mondo è cangiante, è fluido e non fermo, solido. È un mondo nel quale sembrano avvenire delle guerre. Non si trova la pace, infatti, nella morte. Tu hai affrontato mappe nelle quali si descrivevano e si vedevano effettivamente effetti di guerra. Capito? Cioè sì. Volendo chiudere questo discorso, la morte non è il luogo in cui riposare la propria anima, ma solo un autista. E vi farà ridere questa affermazione, ma è così. La morte è la chiave per accedere all'Ordran, ma all'Ordran si apre un'altra storia, ok? Io posso vivere e stare da una parte o morire e stare dall'altra. Però non è che cambi poi così tanto nella filosofia dei due mondi. Io posso scegliere se vivere e stare nel mondo A o morire e stare nel mondo B. Ma i due mondi di per sé, eccetto che ovviamente per una dannazione progressiva che mi porta alla vuotezza, e questa cosa in teoria può avvenire solo a Lordran o principalmente sugli abitanti di Lordran, non è che ci sia poi così tanta differenza. È un eterno colosseo di guerra questo mondo, che sia nel mondo dei vivi o quello dei morti. Che questa discussione la riprenderemo. Sì, ecco. Sì. Bene. Okay. Vai. Allora, abbiamo una chiave... Oh, che cazzo! Morite. Abbiamo una chiave da leggere e direi di leggerla. Ok. Allora, aspetta. Ho perso il senso dell'orientamento. Ok, noi siamo arrivati da qua. Esattamente. Qui c'è Melmame. Non voglio perdermi la porta. Qui scale e di là si va dritto. Leggiamo un attimo la chiave che abbiamo trovato. Le profondità... chiave per le fogne nelle profondità. In qualsiasi comunità ci sono sempre delle mele marce dalla brama insaziabile. Se divenissero non morti e venissero risvegliati nelle profondità, si pentirebbero? Usa questa chiave per scoprirlo. Un attimo. In qualsiasi comunità ci sono sempre delle mele marce dalla brama insaziabile. Questo potrebbe collegarsi con l'idea di una nuova Anor Londo, giusto? Perché noi abbiamo parlato della Petite Londo, nuova Anor Londo. Quindi in realtà nella piccola Londo, o nella piccola Anor Londo che sia, o nella nuova Anor Londo, vengono esiliate le persone definite mele marce dalla brama insaziabile. Brama di cosa? Di raggiungere il potere della divinità che è presente a Anor Londo. Ve lo ricordate che c'è Gwyndolin, che è l'ultima divinità presente a Anor Londo. Non sappiamo se per una questione di religione o di presenza fisica, magari la loro brama insaziabile è prenderne il potere, o comunque raggiungere dei fini contrari alla fede, non lo so. Comunque vengono definiti politicamente o spiritualmente delle mele marce, quindi vengono esiliati nelle profondità. Prima, anzi, forse vengono esiliati nella Nuova Londo. Poi dopo, addirittura, queste mele marce vanno direttamente nelle profondità, perché c'è un doppio passaggio, ok? Dalla Nuova Londo a mele marce, forse dalla prospettiva della stessa Nuova Londo, e quindi infilati dentro le profondità delle fogne.
Ricordatevelo, c'era già stata descritta questa cosa degli uomini che nelle fogne sono senza luce, lontani dal sole. Quindi è un peccato il motivo per il quale sono qui, o comunque una violazione delle regole. Si pentirebbero, c'è il pentimento nella frase. Quando si parla di pentimento, appunto, solitamente è la dimensione spirituale ad essere messa in gioco, perché difficile parlare di pentimento, secondo me, quando si parla di violazione delle leggi, ok? È più una questione di ricostruzione dell'anima sociale di una persona, piuttosto che del pentimento in senso stretto. Usa questa chiave per scoprirlo, scopriremo se si sono pentiti, dunque gli esiliati, oppure no. Immagino che siano diventati degli esseri vuoti, ma la cosa che mi triggera di più è se diventassero non morti. Ma noi siamo nel mondo dei morti, perché dovrebbero diventare non morti? Allora, questa è un'obiezione iniziale alla sensazione di trovarsi in un effettivo al di là. Però questo mondo viene separato da quello degli uomini, per qualche ragione. No, certo. Apparentemente. È che perdonami, se divenissero non morti, vuol dire che Lordran è il luogo che contiene i non morti, ma non è necessariamente solo il luogo dei non morti, ci sono anche dei vivi. Quindi, esatto, questa è la prima descrizione, è appunto finalmente arrivata, che mette sul piano il fatto che sicuramente la non morte è qualcosa che ha raggiunto il mondo degli uomini e che, cioè, la cui origine è ancora sconosciuta, però Lordran non è un'altra dimensione, non è l'aldilà. Tu l'hai raggiunta in maniera estremamente, incredibilmente simbolica, quasi tramite il campione divino di un qualche tipo, come può essere quel corvo, ok? Bisogna stare ancora limitati nel parlarne e nel descriverlo. Però, se divenissero non morti, si può applicare soltanto a gente che un tempo era viva. Quindi, intanto che tu parlavi io stavo assimilando e pensando. Sì. Vedila così. Noi iniziamo il gioco nel rifugio dei non morti. Quindi, esatto. Quindi nel non Lordran, ok, chiamiamola così a questo punto, la non Lordran, il mondo degli umani. Sì. È il luogo nel quale i non morti vengono segregati in dei rifugi, uno a nord e uno a sud, in modo tale che credo non possano nuocere al prossimo, ok? Un po' come nelle fogne attualmente, solo che sono dei rifugi. Tuttavia, vediamo che Lordran è strapiena di non morti, e non solo di non morti, ma di esseri vuoti. Quindi, è come se Lordran fosse la discarica della vuotezza, ok? È come Oltretutto, in inglese, il rifugio è chiamato Asylum. Quindi non è tanto un rifugio quanto effettivamente una sorta di prigione, manicomio, ok? Quindi... Esatto, di cantina in cui questi esseri maledetti vengono abbandonati mentre non possono far altro che aspettare la fine del mondo. Esatto. Ricordi come dicevi? Vero, vero, assolutamente. Infatti noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, è un mondo destinato a finire, ok? Detto questo, se Lordran è la discarica dei non morti vuoti, ok? Allora questo significa che qualcuno l'ha resa tale, perché se non è una vera e propria dimensione dell'aldilà, vuol dire che, chissà, magari c'è stata una guerra fra equilibri dove si è deciso che Lordran sarebbe stata il luogo preposto alla non morte finale. Però, okay? Su questo in effetti posso intervenire con una correzione, perché fondamentalmente a Lordran hai visto proprio appunto l'Il Nito, cioè invaso, potrebbe non essere assolutamente uno di noi, oppure sì, comunque... Quello che posso dirti è questo. La discarica, l'uomo... Ah, è già qui! Oh oh. esatto. Non male, Il Nito. Guardalo, guarda come se la cava bene. Ragazzo mio. Wrong neighborhood, scusami. Mamma mia, ti dicevo. Mamma mia. Ho paura di lei. Ciò che stavo... evidentemente, come appunto dicendo prima, è che quello che tu hai descritto in realtà è esattamente il modo in cui i non morti vengono trattati dalla Via Bianca.
presi, raggruppati e buttati all'interno di un asylum. Sì. Lordran, è vero che ormai è impestata dai non morti, i quali tra l'altro hanno imparato ad abitarvi, però è in rovina ed è per questo che la maledizione ha colpito molti dei morti trasformandoli in non morti. Certo. In realtà non è una cantina, una sorta di pozzo in maniera specifica. Ogni luogo ha la sua storia, ogni popolo ha la sua fine. Mm-hmm. Quindi Lordran, abbiamo due informazioni, è piena di non morti, non c'è più alcuna civiltà qui, no, perlomeno apparentemente ad oggi funzionante e in piedi, certo, ma non è l'aldilà. No, non è l'aldilà, esattamente. E anzi, qualcuno ha creato a livello di narrativa, a livello di lore del mondo stesso interiore a sé, ossia a livello di Yon, di storia, qualcuno ha voluto rendere Lordran indefinibile come mondo degli uomini, che invece è separato da essa. E allora Potrebbe, quindi, tocca a te. Un'altra cosa. Uh-huh. Ti ricordi che ti avevo detto qualcuno ci stanno scappando da qualcosa, quelli di Lordran, perché hanno costruito questo mondo verticale? Chissà che non sia una situazione simile all'Old One, cioè una divinità delle tante descritte è divenuta la causa della maledizione. Cioè è divenuto colui che ha causato la perdita del fuoco in tutta Lordran, ok? Del fuoco dentro ogni singola persona, che sarebbe anche poi, no, una sorta di metafora per il giocatore che ravviva le fiamme di Lordran, quindi che devono essere ravvivate perché qualcuno qui ha consumato il fuoco e quindi ha reso Lordran quel che è. No? E l'umanità è qualcosa che fuori dalla non morte non era neanche concepibile ci fosse, praticamente. Esatto. È stata una scoperta. Guarda, ti dirò, tutte le speculazioni che hai fatto adesso hanno raggiunto persino qualcosa di nettamente concreto, ossia la messa in discussione, se non la risposta, del fatto che questo posto è strano, è difficilmente raggiungibile, separato dagli altri, sembrerebbe essere, ma... E allora, chiudendo la speculazione iniziale, che quindi era parzialmente fuori strada, questo mondo è in rovina perché non è l'aldilà. Esattamente, bravo. Questo mondo è in rovina perché una guerra l'ha reso un posto tu simile all'aldilà. Hai profumo di epifania, esatto. Sì. Perfetto, let's go. Bravissimo. Non è l'aldilà, ma qualcuno ha voluto far sì che quasi lo sembrasse. Esatto, che esatto. Che sia un posto ineffabile. Sì, allora, qui c'è una nebbia, quindi andrei prima dall'altra parte. La nebbia solitamente puzza di progress. E io voglio prima vedere tutto. Infatti. Titanite, grazie fratello. Titanite grande, tra l'altro, grande. Quella per fare le armi dal più 6 in poi. Interessante, molto interessante. Comunque siamo in totale, mi dicono, 4700 persone tra uno streaming e l'altro, quindi bella. Quindi bella. Nice, ragazzi, ottavo episodio tra l'altro, quindi sì. Meraviglioso, meraviglioso, ragazzi. E tra l'altro, anzi, cosa molto più importante, più che altro anche ad ascoltare i personaggi immobili che parlano, eh? Già. Cioè... Anima, quindi qui c'è qualcosa che ha ucciso queste persone. Io mi aspetto, ragazzi, se conosco questo gioco un po', io mi aspetto che il boss sia una melma gigante. Ci fanno vedere melma dappertutto, ci hanno fatto vedere la melma che fa schifo. Che le cose diventano più grosse. Esatto, e che le cose diventano più grosse e che la melma incontrata fa schifo, quindi facendoci abbassare la guardia su quel tipo di nemico. Non so se è possibile saltare, ci proverò. Ok, provaci, perché no? Sì. Wow, nice. Ah, ma è l'inizio. Ah. Esatto, è incrociato, perfetto. Perfetto. Non riproverò il salto. Vengo da di qua io. Mart. Ok. No, molto intelligente anche quello che hai fatto, sì. Ho provato. A vedere hai se fatto mi fosse benissimo a provare. Una parete... Tra l'altro le pareti illusorie dicono molto di questo mondo, no? Sì, esatto. Cioè, si voleva nascondere tanta roba. Ehi. Ok. Ormai anche i topi non sono più un problema. Sono solo un fastidio. E qui siamo dall'altra parte. Sì, questo è il ratto, esatto, che vedevamo. Dove hai preso la chiave delle fogne? Esatto. Melma.
Ehi, sei vivo? Guardate quanta melma si sta raggruppando. Tanta. Tra l'altro, questo significa che la morte tende a rapprendersi, non so se rendo l'idea. Le umanità gemelle guarda. Già ci avevano suggerito questa cosa, no? Sì, questa è una cosa molto molto intelligente che hai detto. Sì. Quindi sembra che la morte... Oh mio Dio. Qui voglio fare questa cosa qua perché credo che sia molto funzionale. E infatti lo è. Oh! Grande! Ha ok, ascia grande, attenzione, leggiamola. Non so se l'ho già presa un'ascia grande, ma nel no, caso... mai. Ah, mai, ecco, perfetto. Ascia grande. Quest'ascia bipenna è una massa grezza di ferro. Il suo peso scaglia indietro i nemici, ma richiede una forza sovrumana. Un colpo a vuoto lascerà molto esposto chi la impugna, poiché richiede tutta la sua forza. 32 di forza, accidenti. Potremmo usarla a due mani, ma no, non è l'arma di Firenze, assolutamente. Per ora rimane la Claymore, ragazzi. Qui vediamo se c'è un segretino magari dietro queste casse, ma la risposta è no. Non temere mai di farlo, guarda, fidati. Un giorno sarei felice di aver fatto questi esperimenti. C'è una porta, direi, di attraversarla, visto che non vedo altro. E ragazzi, non sto andando con scudo abbassato perché mi sento figo, ma perché abbiamo scoperto che altrimenti potrei perdermi delle interazioni. Quindi sto alzando esatto. lo scudo. Hai semplicemente fatto un level up mentale, ragazzi. Cioè, è arrivato, tra l'altro, dopo le giuste ore di gioco. Sì, alzo lo scudo solo se sento puzzo di merda. Ecco, mettiamola così. Scendi. C'è una scala, possiamo salire o scendere. Hai trovato una scala nascosta. Allora... osserviamolo prima questo posto. Dove stiamo andando a scendere? Forse è uno shortcut? Lo capirai. Che mi sembra di riconoscere questa stanza. È la stanza iniziale. Eh sì. Questa, guarda bene, questa porta che non si apre da questo lato è quella che riuscivi a vedere dall'arena del ratto gigante. Esatto. Però non si apre da questo lato, quindi dovremo trovare un'altra possibilità ancora per aprire questa porta, che non è qui, credo. Si apre da questo lato, in realtà, da qui. Ma io non ho modo. Eh sì, da sotto, tra l'altro. Eh quindi... sì, certo, cioè da qua sotto, come... Niente. Se dovessi appunto cadere da qui in qualche modo, in modo tale da poter sbloccare uno shortcut. Chissà, perché magari... Perché sì, lo sembra parecchio uno shortcut, esatto. Sì. Va bene, non sarà il momento di farlo. Ehi, 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 ehi. Oh, attenzione. Ok. Bell'assalto. Sì, non me lo aspettavo proprio. No, senza binocolo, volevo bere. Ok. C'è una porta qui dietro. Chiave delle fogne, quindi qui ci sono le profondità. Rima... Oh, oh. Un falò. Un falò. Allora andiamoci. Vai. Piano. Piano. Ricordatevi che... il falò cosa? Non potersi sederti con me. Ah, giusto. Ricordiamoci che il falò non può essere utilizzato se ci aggrano. Il che intendo dire è che potrebbe essere una trappola. Infatti c'è un morto qui. Statua. Mi piace la tua attenzione. Perché è morto qualcuno? Ok, ok, ci sono. Ok. Però perché è morto qualcuno? Vabbè, intanto avanzo di livello. Sì, certo, io sto arrivando. Allora, qui io metterei il punticino forza. Il 27ello. Il 27ello. Oh, niente male, hai raggiunto il 27. Il 27ello. E poi facciamo un punto stamina e un punto vitalità. Questi prossimi level up, quanto mi serve? Ok, allora lo facciamo subito il punto stamina. Lo facciamo subito il punto stamina. Cioè, perdonate, non stamina, volevo dire vitalità. Ok, il prossimo è a stamina. Adesso, cosa c'è qui? Cosa ha ammazzato il viandante? C'è una parete illusoria. Sì, ha lodato il sole.
Ragazzi, cosa ha ucciso quest'uomo? Cambia. Tocca la macchia di sangue. Lui... Ah, è uscito fuori, è uscito. I tizi con la torcia l'hanno massacrato. Ah, l'hanno ucciso, ok, ok. Allora... Ha senso, ha senso. Ti aspetto, metto quando vuoi, esatto. Cosa? Le melme adesso sono in alto? Oh no! Qualcuno mi ha invaso. Hai sgamato la trappola, eh? Sì. Qualcuno mi ha invaso, però. Quindi vediamo se riesco. Ah, ok. Riesco comunque a evocarti, probabilmente. Perché ormai ci siamo già evocati una volta. Vediamo. Oh sì, ok. Chi è? Saibaku Punk 2077. Ah, ok, allora perfetto, sei al sicuro, diciamo. Cosa sta facendo? Oddio, ma ti voglio far proprio vedere le cose più strane di Dark Souls. Vuole avvelenarmi, vuole avvelenarmi. Sì, e c'è riuscito. Vuole avvelenarti. È riuscito ad avvelenarti, eh? Bravo. Guarda, guardalo, guardalo, guardalo. Tossicità, non ti ha avvelenato, eh? Bastardo! Oh, baby! Go, go, go! Vai, vai! Vai! Ha una testa di fiore, il Demogorgone. Molto cattivo questo PG, perché la tossicità è... Anzi, ti ha messo veleno e tossicità. Vabbè, è praticamente un capolavoro di roleplay come... Ah, ma mi ha anche dato combat. Della roba. Ma ah, forse per toglierti il veleno, per esempio. Sì. Sì, esatto. Ah, tu non... Non consumarlo, curati e combatti, perché tanto se muori sei lì. Io ti sto raggiungendo ASAP. Potresti provare anche a fargli un parry, ma... Diciamo no, vuole lui... attirarmi dove ci sono le melme. Ah, no. Guardalo. Ah, giusto che questo coso trapassa. Vai. Hai anche... Infatti questo è un personaggio, in realtà, sotto alcuni punti di vista, stupendamente cattivo, perché utilizza tutte le abilità che possono mettere in pericolo un giocatore inesperto o comunque che si spaventa. La shuttle che ti supera lo scudo, infatti, è terribile. Sì, sì. Bravo! Treno! Attenzione, attenzione. Non riesco più a curarmi. Ah, ti ha lasciato addosso pure. Ma pure il talismano di Lloyd ti ha lanciato. Ah, ecco qual è che cosa che mi lanciava. Niente. Potrei mi hanno curarti ucciso. Con lui. Vabbè, in quei casi, cioè, al massimo puoi cercare di utilizzare l'umanità. Però in realtà è stato veramente è stato un fighissimo. Personaggio molto figo. Sì. Tatticamente. Figo, smart. Figo. Vabbè, non abbiamo perso niente. No, infatti, sei lì, io sono già tornato. Allora. Ah, peccato. Questo duello è stato molto bello. Ma ne sono uscito sconfitto. Torna umano. Arrivo. Esatto, mi siedo qua al fallo viceversa. Allora. Let's go. Mm-hmm. Allora, torna umano. Sì, molto figa questa invasione, mi è piaciuta. Anche lui molto NPC, molto rulato. Sì, molto, molto. Allora, anche la palamberga bisciottante. Forte. Ok. Ok, ci siamo. Ah, bello, il segno è arrivato subito, sono contento. Sì. T'ho convocato. Ok, ora godiamoci. Sei stato molto bravo in maniera... sia di esplorazione attenta sia di istinto e fortuna, perché questo percorso
attraverso lo shortcut segreto che hai trovato sul ratto, non è facile da trovare, perché capirai più in là che cosa hai fatto, te lo dirò presto, ma non ancora. Ok, qui abbiamo ancora le melmine? Sicuro. Eccole, sì. Oddio, okay. Vediamo come rispondono al fuoco. Oh, Epifani 2. Oh, molto bene. Super efficace. 151. Esatto. Sono di tipo erba. Sembrano un po' lumache. Sì, sì, è vero. Lumache di morte. Quindi sono deboli alla magia. Voglio provare un'altra cosa. Ah, ma non ho armonizzato l'altra magia. Fuck. Volevo provare la magia normale, no? Mm-hmm. Quella dell'incantare l'arma. Vedere se anche l'arma incantata faceva male a queste robe. Che tra l'altro adesso sei messo, mi pare che tu abbia messo 10 a fede, quindi puoi utilizzare il talismano e vero. Provare il miracolo di Nito. Ah, giusto, giusto. Non l'hai ancora armonizzato, ma possiamo farlo se poi si deve tornare indietro, vediamo, sì, vediamo. Vabbè, intanto lo metto l'equipaggio, il talismano. Esatto, esatto. Eccolo qua. Esatto, con la cassa senza fondo che, cos'è che sicuramente... Detto? Ah no, questo vuole 16 però, quello quello di Re è più impegnativo. Ok, usa quello di Thorlund con odio e disprezzo. No, ma va bene invece, non, cioè è il reminder di... Fuck. Trappolaccia. Ok, vogliono assorbirmi, vogliono che anche io mi aggiunga a questa pozza e orgia di morte. Ok. Ok. Una bella trappola che mi insegna a non abbassare mai la guardia. Giusto. Attenzione nemico, grazie giovane viandante di aver lasciato questo messaggio, ma sono stato incauto e stronzo. Ok, cosa? Oh, chiudi? What? Ok. Ma in realtà questa è una risposta. Perché c'era una porta aperta con su scritto chiudi? Perché ci eravamo già... Esatto, questa qui è la porta che hai aperto prima. Siamo tornati indietro, complimenti. Dallo shortcut hai fatto la strada inversa, non perdendoti quindi l'esplorazione della parte iniziale della mappa. Certo, yes. Certo. Ok, quindi very adesso nice. Abbiamo trovato il falò, questa era diciamo esatto. La reward, e adesso sì. Possiamo continuare l'esplorazione dove eravamo rimasti l'altra volta, ovvero la fognatura vera e propria, ma senza dover avere un checkpoint di merda. Ok, ok. Esatto, esatto. Quindi tu adesso puoi decidere o di ributtarti dove era il ratto, oppure di tornare nella porta e andare al falò e bla bla bla. Allora, io ti direi di andare dal ratto. Ok, andiamo. Yeah! Cioè, mi sembra la cosa più sensata da fare adesso, visto che abbiamo già fatto il giro ora. Ci buttiamo qua sotto, c'è il cane, stiamo attenti al cane. Ah, è morto il cane, l'hai ucciso tu. A posto. Bella lì. E adesso dobbiamo andare di qua. C'è il ratto tra poco, la stanza del ratto, no? Sì. Ah, è questa direttamente. Però noi ci siamo buttati. E guarda un po', forse visto che hai esplorato così bene fino ad ora, ti ricordi che davanti al ratto hai visto un drop? Ok, perfetto. Sei abbastanza vicino. Chissà che ci sia un modo. È dall'altra parte. Vediamo un po', è dall'altra parte. Non mi sembra ci siano salti. Però forse c'è una ringhierina tattica, eccola qua. C'è un cane, sta arrivando. L'ho sentito. Non lo vedo, anch'io, ma l'ho sentito. Scudo del ragno, attenzione, leggiamolo uber fast. Scudo dei banditi selvaggi delle montagne, di forma particolare con inciso sopra un grosso ragno nero. Fornisce resistenza al veleno, buono da mettere in questo luogo di grande pestilenza, lo metterò subito anche. È un importantissimo meccanismo di Dark Souls che scopri al 100% in maniera definitiva con questo oggetto. Nessuna caratteristica a schermo ti fa capire che ti rende resistente al veleno. Certo. Cioè che si difende dal veleno, ma la descrizione te lo dice. E tra l'altro
è dei banditi questo scudo, quindi questi banditi sono rappresentati dal ragno, magari sono un clan di banditi che sono venuti qui forse a depredare le tombe in tempi remoti per derubare quei poveri stronzi segregati qua sotto. Cioè, a meno che ovviamente il bandito non fosse a meno che il bandito non fosse uno delle mele marce, però dice un bandito che viene dalle montagne, quindi non sembra del luogo, no? Sembra piuttosto venuto qua, magari in cerca di qualche gioiello prezioso, di qualche debole da depredare, che sia poi finito vittima delle fogne stesse. Ragno a 10 zampe, è vero. Mi fanno notare dalla chat che ha 10 zampe il ragno. Sì, ha un design strano. Ha un design strano, sì, vabbè, sì, insomma, sembra proprio un simbolo. Allora, bene. Adesso però mi devo buttare. Eh sì. Non c'è verso. Mi butto. E... Ah, ok, vuoi andare qua, ok. Di qua, d'accordo. No, sto controllando. Di qua... sì, hai esatto, le nostre due strade attualmente sono effettivamente questa... Qua di sotto andrei. Spaventosissima morte nera e... ma ci andrei, è acqua, secondo me non si muore. Oh, prova. Non ti spingo io. Ah, ecco, addirittura c'è proprio una discesa, ok. Ush, eccoci qua. Oh, cazzo, melma. There is melma everywhere. Allora, grazie del ride, ragazzi. Grazie mille, benvenute. Tra l'altro meno 50 sub alle 1000, let's go. Allora, è un'iguana trasformata anch'essa. È sputa polvere. Urlato da dietro. Questi ratti sono più forti, prendono meno danno. Ci stiamo avvicinando ad un luogo più pericoloso. Li sciottavo i ratti di prima, questi no. E ho anche aumentato la forza. Dov'è finita quell'iguana di merda? Quella te l'ho uccisa io perché avevi già tre ratti davanti e non volevo essere. Sono comunque una summon, non sono proprio uno spettro, dai. Sì, certo. Le tenaglie, se te la cavi bene, comunque ti salvo. Minimo. Ah, ok, stai vedendo un po' come. No, voglio capire un attimo. No, è giusto, è giusto. Che rumore strano che fanno ste casse quando si rompono. Ok. Ehi, fratello. Cosa cazzo è questa roba? Ragazzi, seriamente, cos'è, una roba della remaster? What? No? No, non è una roba della remaster. Qualcuno ha il potere di cristallizzare le cose? Di creare proiettili spinosi di cristallo? Ragazzi, qui c'è una creatura molto pericolosa, lo avverto. Una nebbia gigantesca. Piano. Dobbiamo stare con le spalle al sicuro. Sì. Partiamo. Ok, lì c'è il boss sicuramente. Lì c'è il boss. Ed è il boss che ha questo potere di cristallizzare. Immagino che il boss sia in grado di sparare, non lo so, magari l'ennesima coltre di fumo che cristallizza. E che sembrava una persona quasi. Tipo Medusa. No, ma quello che dici a riguardo è fattuale, nel senso che sembrava una persona con quelle schegge. Sì, come se fosse stata appunto, no, cristallizzata. Allora, c'erano delle... Oh mio Dio, quanta roba però c'è qui. Ascolta. Prima andrei indietro. Esatto, aspetta, potrebbe essere successa una cosa molto, molto weird, molto... Potresti gentilmente usarmi le dita rinsecchite? Sì. Usale un momento. È un oggetto che hai trovato dal mercante. Sì. Usale un istante. Dita rinsecchite. Dovresti... Ah no, forse non le hai. Aspetta, forse non le hai comprate. Ah no, perché giustamente no, non le hai. Non le ho hai, una non mano, le hai. Ma non ho la dita rinsecchite. Aspetta, facciamo una cosa.
ho un'ipotesi, grazie anche alla chat. Questa cosa è veramente strana, sono molto curioso. Vado un momento via. Ok. Ok. E quando vado via, okay, esci e rientra dalla partita. Ok. E torna un po' indietro, torna sulle scale, torna sulle scale. Ok, esci e rientra dalla partita. Vabbè. Fammi questo dono. E poi comincia a camminare tranquillamente, io vengo a mettere il segno dove ti trovi. Verso dove devo andare? Dove stavi andando prima, Sereno. Torna indietro, come dicevi, tutto il resto. Scendi, okay, scendi le scale e vai. Va bene, ok. Ok. Ricevuto. Scendo le scale. Vai tranquillo, non è esplode una bomba, è solo una cosa che dovrebbe, che forse, abbiamo un'ipotesi in chat con chi sa come funziona Dark Souls. Sto andando verso, okay, l'altra strada, però. È successo, ora non dico nulla, è già successo, ha funzionato, non ti preoccupare, ora stai attento, ha funzionato. Non ti preoccupare, dovrebbe aver funzionato, ho visto un dettaglio, lo infatti. Lo spirito oscuro di Kirk è arrivato. Ok. Oh mio Dio, un altro cristallo, stavolta sembra però... C'è un'altra persona in realtà, perché sembra una testa e questa è la schiena. Intanto c'è un loot. Oh, che cazzo. Ah, è lo spirito oscuro, non l'avevo neanche visto arrivare. Va bene, zi. Fight. Grande. Il destino di Kirk non cambia mai. Quindi l'hai sconfitto. Era un NPC, non era un... Non volevo dirtelo fino alla fine, ma Kirk... è un NPC. Cav di spine. Cavaliere di spine, esatto. Cavaliere di spine. E quindi scudo chiodato, grazie. E sembra proprio lui il cavaliere di spine, quindi cioè, è simile a questa cosa, anche queste sembrano persone. Allora, di spine. Quello che è successo è che quella è una invasione che sblocchi al 100% automatica in un preciso, praticamente piccolo pixel della mappa in cui inizia appunto il summoning automatico. Ok. Se sei in forma umana. Ah, ok. Tuttavia, il fatto è che evidentemente questa è una cosa che non potevo assolutamente immaginarmi, anzi la trovo strana, però comunque immagino che sia proprio perché il gioco è fatto in maniera grezza, nel senso che le regole sono quelle per tutti, così come gli NPC hanno le statistiche di un personaggio creato in editor. Certo. L'invasione era sotto i 10 minuti del giocatore, certo, che ci aveva invaso prima, e quindi è contata come non avvenibile. Ho capito. Siamo stati, sì, anch'io sono stato invaso comunque. Va bene. Cioè, Kirk non poteva apparire perché era in cooldown. L'invasione. Sì, esatto. Giusto. Però esatto, che cazzo. Sì. Sta gente overlivellata, tipo. Cioè io con un backstab non gli faccio nulla, gliel'avevo già fatto. Niente, mi ha ammazzato. Sì, no, sono abbastanza maneschi. No, ma più che altro, cioè, gli ho fatto il backstab per primo, gli ho tolto 200 di un miliardo. Madonna mia. Va bene. Allora, devo tornare in quel luogo là? Ah, però devo tornare umano prima ancora di... Questo stava con l'armatura migliore del gioco, dicono. Ah, ok, c'era un tizio che era vestito uguale a... Sì, la conosco quella... Allora, prendiamo l'umanità. E ora, torniamo umani. Let's go. Ok. Adesso...
devo tornare esattamente da dove sono venuto, quindi devo fare un attimo mente locale. E ne approfitto, sì, per ravvivare la fiamma, già che ci sono. Va bene, sì, io, guarda, ti aspetto... Oddio, no, potresti volere... scendi, tu scendi, poi a modo tuo, poi ti raggiungo... C'è un invasore che mi ha invaso, mi ha regalato un'arma che ha tipo la metà dell'attack rate di quella che ho adesso, poverino, era convinto che fossi un... sciocco. Ok. Eccoci qua. Allora. Let's go. Ok. Adesso devo uscire da qui in teoria. Sì, bravissimo. Scendere. Posso farlo, vediamo un po'. Sì. Sta andando benissimo. Sì, perché qui c'era la nebbiolina. Però qui non ci sono mai stato, mi sa. Oh, cazzo. Ah, no, in realtà sì. In realtà sì, ti posso guidare, in questo ci sei già stato. Allora, qui ci sono vari ratti. Non ricordo se sono andato di qua o dall'altra parte prima, forse dall'altra parte. Ah no, qui c'era l'orgione di ratti, giusto. Ok, morite bastardi. Morite bastardi, let's go. Adesso ti guardo, così ti guido. No, da qui sono venuto, aspettate, devo andare di là. Devo andare verso effettivamente i ratti... Che stavo... Ah, sì, stai andando bene, esatto, sì, seguendo sì, prima, così, sì. Vai così. Sì, no, l'ambientazione ha una, ovviamente, conformazione precisa, ma la prima volta è un po' labirintica. Sì. Ah, ok, qui ci sono tutti quanti. Esatto, quei ratti con cui hai fatto la spazzata bellissima in corsa. Qui di sotto c'è una porta, allora, qualcosa esatto. Del genere, di guarda, qua. Esatto. Esatto, okay. Qui hai i ratti grossi. Qui ho i ratti grossi, io devo fare tutto il giro adesso però. Guarda, vabbè sì, in realtà sì. Poi ti rivelerò un dettaglio. Ma... Oh no. Attenti, sì, prendi l'arma a due mani. Sì. Esatto, rolla all'indietro. Perfetto, sì, non avere paura di ripiegare in questi casi, perché purtroppo senza con equilibrio tu scambierai colpi e sarai fantasticamente felice. Non sei ancora arrivato ad una natura pesante e puoi tenerti il fatto. Quindi per ora devi necessariamente anticipare il colpo del mostro. Non puoi scambiarlo. Okay. Esatto, così. Bella perfettamente. Lì. Sono morti in due, ce ne dovrebbe essere un altro. Ah, fanculo. Esatto, okay. Esatto. Perfetto. Ora dovrebbero essere morti tutti. Si gode. Altro che la mappa è completata con un'esplorazione fino ad ora pazzesca. Ah, lì c'è un rattino. Ok, eccoci. Molto molto smart potenziare i falò, ti permette di avere molto controllo e coraggio. Qua c'era ridicolo, c'è con l'esplorazione che giusto, hai fatto. Giusto, quindi vado dall'altra parte. Precisamente, adesso tornando... Entrare nel tunnel, se ti ricorderai, adesso mentre te lo dico ad alta voce, se continui dritto, a destra ci sarà un piccolo saltino da fare, ma tornerai all'arena del ratto. Oh, Melmona. Ok. Andiamo a fargli la magia. Perché non posso? Ok, sì. Semplicemente e poi, perché non stavo premendo. Quando mi hai evocato, Kirk ti ha droppato qualcosa, io non l'ho visto. Sì, mi ha droppato qualcosa, ma è arrivata l'invasione, quindi mi sono fermato. Dopo, quando siamo raggiunti... Esatto, cioè quando siamo ritrovati, sì. L'importante è non distrarti dal fatto che Kirk... Ah, no, ok, mi è piaciuto, in realtà. Vabbè, una cosa... Oh, che cazzo, è una rana, quindi. Sì, questo era quello che volevo rivelarti. Le buche non sono morte, sono... automatismi per scendere al piano inferiore. Vabbè, quindi bella, in realtà mi ha fatto un favore. Esattamente, se riesci a sopravvivere a questa imboscata ti ha fatto un favore. Assolutamente sì. Cosa? Pestilenza? Morte? Dov'è? Danno la morte istantanea? Quella era un'icona mai vista. Sì, ho paura sia tipo morte istantanea perché c'era un teschio. Ah, qui c'è una scala.
Sono molto contento in realtà che sei caduto, perché così puoi esplorare questa parte senza doverci tornare indietro ed è perfetto. Oh, let's mio go. Dio, è enorme questo posto. È Latria all over again. Sì, è molto Latria, ma vedrai che... No, ma è bello, mi piace. Allora, mamma mia, guarda che... Oh, cazzo! No, non voglio scoprire se è una morte istantanea, non voglio scoprire. Anche perché scende in fretta, quindi secondo me è una morte istantanea. il mio senso di player mi dice... Esatto. No. Che sculata le scale alle spalle. Guarda che brutta nebbia lì davanti, eh. Ah, che guarda, è un isterica, disastro. Ok, adesso però noi faremo l'assalto. Assalto, mi piace. No, è fallito. No, non è fallito. È andato buon. Grande! Bella raga. L'hai fatta. Sì. Ok, top. Non lui, non facciamoci inculare da lui, perfetto. Ma è grandioso! Non male davvero. E tra l'altro non è veleno, perché altrimenti lo scudo che avrei mi avrebbe reso resistente a questa merda. Cosa? Anello dell'occhio malvagio. Scusate, devo leggerlo. Assorbe i PV dei nemici infliggendo danni, ma è mostruoso. Secondo la leggenda, questo anello conterrebbe lo spirito dell'occhio malvagio, una bestia oscura che assaltò Astora. Cavalieri di Astora sono Soler. E c'era un altro personaggio che avevamo visto che veniva da Astora. Quello che hai dovuto uccidere al rifugio perché è diventato vuoto. Giusto. La forza del... Quindi una bestia oscura ha assaltato Astora. Tra l'altro è oscura, quindi vuol dire molto. La forza dell'occhio malvagio non si è ridotta con il passare del tempo e dona al suo portatore i PV dei nemici abbattuti. Quindi significa che la bestia oscura è un ruba anime o qualcosa del genere, perché è quello che fa l'anello, no? Ruba la vita, in qualche modo. Io lo equipaggerò. Via, ok, quello, fico. Via quello della pietra blu e dentro questo. Ottimo. Perché curarsi in automatico con i danni inferti è tanta roba. Anche il fabbro, ecco, bravi. Sì, anche il fabbro viene da Astora. Quindi la bestia oscura... Oh, cazzo! No. La bestia oscura ha assaltato Astora. Ecco, sì, infatti guarda come mi ha curato. E mi cura quando assorbo le anime. Quindi si converte le anime in vita. Questo anello. Qui di sopra... Che cosa c'è? Vediamo, non ci siamo andati perché in realtà ho fatto ritirata da qui. Quindi forse lo scoprirò adesso. Ush. Anima del soldato. Esplorazione fighissima. Senza nulla adesso. Ok. Anima del soldato. Qui niente. No, eh. Qui... Ah, ma qui è dove ero all'inizio. Cioè qui c'era sotto il tizio morto lì, cristallizzato. Sì, esatto. Sì, va bene. Sì, fai quello che devi fare. Ok, perfetto. Guarda l'aggressiva. E credo che l'attacco in salto sia molto convenient contro questi mostri. Ok, sì, sono davvero dove ero prima. Infatti lì sono morto. Ora mi leggo. Anzi, prima ti evoco. Ma non so dove posso farlo. Oh, cazzo! Topi. Qua ci sono i topazzi. Giusto. Mi avevano preso anche l'altra volta. Quindi i topi danno la pestilenza e gli altri la morte istantanea. Che cazzo c'è qui dentro, veramente? È un postaccio, eh. No, ma qui c'è... Non è semplicemente un postaccio, qui è un po' come Girandola, avverto che c'è una creatura che governa la morte, intesa però come, boh, malattia, il veleno, non lo so, è strano. Secondo me la creatura oltre la nebbia è... No, ho fatto a nulla. La creatura oltre la nebbia è una sorta di, boh,
stregone, strega, del veleno, della peste. Cioè, guarda quante creature che hanno assorbito in modo diverso la morte, no? E allora il ratto è diventato enorme e pieno di veleno, e quell'altro è diventato pieno di pestilenza e tossicità, e quell'altro ancora è diventato capace di rilasciare il fumo della morte. Non mi convince. Qui c'è un'energia. È un po' come... Guardatela così, ok? Nella catacomba abbiamo scoperto che la morte veniva gestita attraverso la piromanzia, e quindi abbiamo scoperto l'arte della resurrezione degli scheletri che non muoiono mai. Qui invece c'è una gestione diversa della morte. La morte non è... Ah, cazzo, c'era una melma. La morte non è eterno ritorno qui, perché in realtà i mostri muoiono, ma amplificazione della morte stessa. Cazzo! Amplificazione della morte stessa... in varie forme, il rapprendimento attraverso la melma, il topo che diventa velenoso, la rana che diventa in grado di sparare il fumo della morte e consumarti l'anima. Aspetti, c'è una scala, maestro. Bravo. Questa scala ti darà grande gioia. Eccola lì, lo sciorcatello. Bella lì. Vabbè. Si gode. Adesso aver sbloccato quel falò è perfetto. Yes. Andiamo a leggere un attimo l'equipaggiamento di Kirk droppato, però. Ah no, però aspetta, certo. Lo scudo chiodato l'avevo letto. Ok. Scudo del mal... non l'avevo letto di sfuggita, allora. Del malfamato spettro oscuro Kirk. Cavaliere delle spine ricoperto dai culei. Noi sappiamo, essendo un cavaliere oscuro... C'è uno spettro oscuro che è un invasore che viene da un altro mondo e quindi è un peccatore per la dea Velka, ok? Può essere usato come arma da affondo e causa un copioso sanguinamento, quindi è un cavaliere anche piuttosto, secondo me, scorretto, no? In qualche modo, perché usa lo scudo spinoso e è malfamato, quindi è povero. A meno che il malfamato non sia inteso come... Esatto, esattamente. Sia inteso come di malafama, quindi... un bandito, magari come i banditi che abbiamo visto, il ragno oscuro, per quanto il ragno gigante aveva 10 zampe, qui non ci sono ragni in questo pensa comunque così pericoloso come lo hai affrontato grazie alle catacombe e alla tomba dei giganti, eh? Sì, vero, ti muovevi molto bene, è vero, e Kirk era accanto a questa sorta di cadaveri cristallizzati che assomigliavano molto alle spine del suo scudo, quindi chissà. Magari c'è un collegamento tra le due. Allora. Chissà se lo incontreremo in forma normale. Sarebbe figo se ti ha invaso. Okay. Sono arrivato? No, un topo morto. Sei arrivato. Il topo morto l'ho ucciso io, tranquillo. Ah, ok. Mm. Siamo di nuovo nella stanza delle... Siamo più in basso, però sì. C'è un loot, tra l'altro. Grasso? Eh sì, perché non passo, è vero. Esatto, qui non si può passare, è una di quelle battute di community. C'è un loot e una nebbia, ragazzi. Quindi si può scendere. Quindi abbiamo splendida visuale davanti, è vero. Quindi abbiamo una doppia scelta, andare di sotto. Esatto. O andare nella nebbiona. Eh sì, perché... Non c'è altro. Cioè, noi qui... Ora, controllo di nuovo, ragazzi, per sicurezza, perdonatemi, ma... Non è mi giusto. Sembra di aver visto niente, perché è un po' buio il posto, si illumina mano a mano che... È buissimo. Che io mi avvicino ai muri. Ciò nonostante... Ci sono solo le scale verso il basso. Proviamoci. Siamo qua. Ah. Il giocatore, magari meno accorto, si fa attirare dalla nebbiona e si perde questo posto. Oh, un'evocazione speciale. Soler! Grande. In effetti una nebbiona davanti, una nebbia davanti a un posto così vasto è preoccupante. Ciao Soler. Soler! Bello, in Y pose. Santo. Ciao Soler, seguici. Esatto. Il Kakashi team è nuovamente riunito. Abbiamo trovato una balestra pesante. Attenzione. Non è a tempo, vero, questa evocazione? No. Ok. Leggiamo la balestra pesante.
Mentre gli archi richiedono entrambe le mani. Ah, vabbè, ok, è solo una questione di, sì, di gameplay. Niente. Si è lodato il sole, beh, certo. Abbiamo il nostro Solerro, che ha tantissima vita. Bravo, ragazzo. Arma incredibile davanti. Attenzione, lucertola. Quindi c'è una... una lucertola, quindi sarà un lucertolone gigantesco. Incredibile. Che nasconde un'arma incredibile. Sarà una lucertola gigantesca, quindi forse lo scudo antiveleno potrebbe tornarmi utile. Sì, sarà una bestia immonda. Un boss addirittura. Cavolo. Lascia che ti dica questo. La nebbiona davanti a te gigantesca era solo per il multiplayer. Questa è la vera nebbia. Ah. Mio Dio. Ragazzi, è una chimera, non è una lucertola. Quindi ho ragione, gli esseri si stanno unendo qua sotto. È un drago tipo neonato, ma mai nato davvero, sembra. Guarda che cosa mostruosa. Ok. Drago famelico. Oh. Quindi viene proprio definito come un drago. Ma non è un vero e proprio drago, ragazzi. È un bambino di drago morto. O almeno questo sembra. Il fatto che una descrizione onnisciente come il nome di una boss fight lo chiami drago è molto importante. Certo. Vuol dire che è un drago. Guarda come combatti. Però ha... via! Ok. Grandi. Quanto resiste? Di... sì, coriaceo, coriaceo. Ma lo sono anch'io. Via, è pericoloso. Ok. Attenzione, attenzione, sta arrivando. C'è un loot, lo prendo. Un elmo, qualcuno ci è morto qui. Soler, non morire. Ok. No, ancora no. Sta per tornare. Ok, perfetto. Bella schivata. Ush, ok. Sembra molto... la pancia forse è il punto debole. Me la fa targettare. Sembra anche... il baricentro, esatto. È il punto nel quale si apre il suo corpo. Quindi è più debole. No, in realtà il danno è lo stesso. È lo stesso. Ah, il fantasma di Soler. In effetti... va bene, va bene. Anzi, ne ha due, potremmo dire. Uno che gli aumenta i danni ricevuti e l'altro che nasconde un segreto che potresti intuire con l'esperienza fatta fino ad ora. La coda, in teoria. Oh! Dici come i gargoyle? Sì. Vuoi provare a staccargliela? Voglio provarci. È da prima che voglio farlo. Però è difficile da prendere. Sì. Aspetta. Oh, la usa per attaccare, quindi potrebbe essere diventare un frustino quasi, no? È bellissimo questo mostro. Oh, vomita melma. È lui che vomita melma? Via, 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 via. Allontanarsi da questa melma. È pericolosa. Ma è anche sparita. Ok, ha il davanti. Che non credo sia la parte, ecco, più pericolosa. Anche le zampe fanno male, ma probabilmente meno della testa. Vediamo se la testa, quando gli rimane incastrata, è attaccabile. Non adesso. Hai perso forse una chance, ma secondo me è un bel esperimento da fare. Prima reach out for the coda. Eccola lì. Oh, grande il Red Drago. Sì, si gode. Mazza. Visto, bella sta meccanica. Okay. Gli rimane incastrata la testa quando attacca il bastardo. Voglio capire, voglio capire. Non è la pancia ci ho provato. Guardate, ragazzi. Che carne strana che ha questo boss. Noi lo osserviamo. Sembra abbia un occhio dentro la... quasi dentro la coda. Noi lo osserviamo. Gli manchiamo un po' di rispetto analizzandolo addirittura. Oh, guardalo. Ok. Proviamo a capire. Sì, 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 298. 561. Però, aia! Ok, risk and reward, ragazzi. Risk and reward. Risk and reward, stare davanti.
Risk and reward. Sta per tirare la testata. Ha messo la testa indietro. Bravo. Che lettura. Basta, basta. Adesso salta? No, sì, sì. Sono curioso di farti sperimentare una cosa. È pronto, è pronto. Devo andarmene. Esatto. Mentre te ne vai, se questo è un drago, no? È debole a qualcosa. I draghi erano deboli a qualcosa. Alle saette. Saette. Tu non hai magie che ti permettono di lanciare fulmini, però forse... È pronto a tirare la testata, ragazzi. Chissà, il fuoco forse? Beh, no, no, non è una saetta, però... Dai, dai, te la stai cavando benissimo. Via, via, via. No, 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 no! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Quello che ti dirò a fine fight ti renderà molto brividino, ti farà provare un brividino. Prima dobbiamo finirla, maestro. Assolutamente. Ma te la stai cavando bene. Ah! No! No! Ok, ok, ok. Fare il falò è un'ottima scelta. Eh sì, qua le 20 fiaschette si fanno sentire. Tira la testata, bastardo. E vabbè. Dai, ma che hitbox strana ha questo cazzo. Che rischio. Vediamo un po' se... Oh oh. Cosa sta facendo? Sta vomitando. Devo approfittarne. Ok, basta. No! No! Cazzo! Porno, da dove è uscito? Era morto! Va bene, va bene. Ah, sei stato fantastico. Va bene, sei va stato bene. Fantastico. Ok. Allora. Ok. Ti dico tre cose. Ci a sta. Questo punto. E sono tre cose che in parte ti renderanno l'esperienza molto interessante. Okay. E una delle quali è facile. Ok. Primo dato, il fatto che abbia così tanti HP è lore. Ok. Ok, vabbè, ci sta. Il drago ha molti HP. Certo. E non è un semplicemente difficulty scaling o balance. Ora, seconda cosa. Hai avuto da una parte l'accortezza, dall'altra la fortuna, perché non ti aspetteresti mai una cagnata del genere. Diciamo, la conseguenza di non aver avuto la boss fight buffata uccidendo l'incantatore. Cosa? Ti avrebbe fatto il drago. Ti avrebbe fatto quasi il doppio di danni. Ma quale incantatore? Quello che hai sconfitto, che ti potenziava i ratti. Ah, ok. Se non l'avessi ucciso? Sì. Ok. Chiedo gentilmente intanto una cosa alla mia moderazione, ok? Vi prego, non fate le scommesse un'ora prima che arrivi il boss, perché sennò me lo spoilerate. Grazie.
Ah, sì. Ok, esatto. Boh, io stavo scendendo, faccio, che cos'è questa lucertola? Si sono avviate le scommesse. Ah, certo, ah, è un boss. Vabbè, esatto. Terza cosa, tu guarda un secondo fra gli oggetti. Ah, sì. Di cui dispone. Comunque non c'era, cioè, lo shortcut lo hai evitato praticamente. Ricordati che tu scendendo le scale vai direttamente dal boss. Ok. Ti ricordi che ci sono le casse dal falò, che poi scendi le scalette di ferro e scendi verso l'arena? Se torni al falò, ecco, esatto, lì, bravo. Sì, lì. Sì. Ok, se lì scendi le scale sei allo shortcut. Giusto, e però le scale dove cazzo sono? Sopra le scatole, ti ricordi? Ah, giusto. Esatto. E sono avvelenato. Ora controlla nei consumabili. Nei consumabili. Ok, non ti posso dire altro. Nel senso, non è una cosa importante, nel caso te la faccio anche vedere poi io. Ma ti ho dato già un po' di hint. Non è nulla di fondamentale, è nulla di incredibile, però. Va bene, ci penserò dopo, non sto capendo. Ah, non sono umano, diamine. No, io ti direi. Vado a fare il boss da solo, tanto. È uguale, è la stessa cosa. Se vuoi vedere. No, dimmi tu. No, in realtà è una tua scelta, perché fondamentalmente se mi evochi avrà più HP e io partecipo un po' a questo punto. Okay. Altrimenti esplorare. Aspetta, divento. Mi faccio evocare. Sì, okay. Mi faccio evocare. Però io devo diventare umano allora. Sì, è vero. Devo capito, era quello il punto, quindi devo tornare indietro. Sì, ci sei comunque. La mia magica pelle ferrea. Ragazzi, le scale con la pelle ferrea sono incredibili, ci vuole un quarto d'ora. È un'emozione unica. Sì. Allora, risalgo le scale. Ah, tra l'altro devo evocare anche Soler. Sì, e rispondo alla mia chat che ancora non si è risposta da sola. Probabilmente è una meccanica un po' più nascosta del solito. Che tra l'altro ti dà un trivia a te. Non può evocare lo track, ragazzone, perché non l'ha salvato. Ma lo track ti avrebbe offerto il suo aiuto. Pensa a te. Esatto. Tra l'altro abbiamo anche una roba standard da leggere. Però vedo che non ha niente. Fornisce una solida difesa. È solo un'armatura standard. Quindi qualcuno con un'armatura standard è morto dal drago. Devo mangiare l'umanità. Di nuovo. Ah, ma l'ho già ravvivato il fuoco, quindi niente, vabbè. Torno umano. Ok. Dove ti fai evocare? Davanti alla stanza della nebbiona? Yes. Ok. Non abbiamo letto ancora l'ascia del drago, ma la leggerò una volta morto. Giusto, ha senso. Non me la merito adesso. Scordo sempre di questa scala dove cazzo stia. Ok. Visto che lo scudo non serve in questa fight, non l'ho mai usato, ti direi che oddio, però magari proprio perché sono resistente, cioè magari il drago è velenoso, no, non rischio. Cioè, capito, magari solo avendo lo scudo in mano. Le meccaniche dello scudo te le spiegherò tra un po', quando avranno effettivamente ruolo. Tu per ora ragiona perfettamente così. Allora, la scala era questa. Sì, e quello ero io. Ah, ops. Sono qua. Sì, devo ammazzare Giovanni Rana. Chi cazzo è questo? Chi cazzo è questo? No! Evocami. Sì, se Franco me lo lascia fare. Tranquillo. Ah, ok, perfetto. Ah, è un altro con 40 miliardi di HP.
Ok, bella. Eccoci. Mi ha lasciato un regalo. Ok. Ah, ok, mi ha lasciato, quindi uno dei nostri. Fiamma della piromanzia mi ha dato. Okay. Va bene. In realtà ha un suo perché. Ok. Ha un suo. Che finalmente posso guardare solo uno credo, schermo. Ah, credo che sia qui per darmi solo dei regali e non per affrontarmi, perché mi ha appena lasciato un'altra cosa. Escrementi, grazie. Mi ha lasciato della merda. Ok, ok, io intanto gli faccio male. Ha lasciato anche una magia, non so cosa sia. Ma era quello... Non voglio saperlo. Ha provato a farmi il parry. Ci ha provato, ok. Grandissimo. Penso... Ok, non so cosa sia questa magia, quindi... Ah, ok, sono le frecce che vanno da sole. Quelle di Demons. Ok. E questa è l'ultima magia, Z, perché adesso ti giro attorno e morirai. Ah no, niente, ha provato a tirarmi qualcosa. Oh, non prende danno se non dal backstab. Però non l'hai colpito. No. Questo era un parry bello, amico mio, ma non se miro il tuo culo. Giusto, sì. Grazie mille dei regali, fratello. Grazie mille, vai in pace. E delle anime. Non male. Si chiamava Acqu... O... Cosa aveva acquisto? Non lo so. Qual era il suo nome? Non lo so perché era... Grazie dei regali. Grazie dei fregali. Grazie mille. Acquenzo, giusto, invece di Firenzo. Ah, Acquenzo, giusto, è vero, Acquenzo. Mi sono perso un NPC. Dove? No, no, tranquillo, non lo hai perso. Ok. Non ti preoccupare, scendi. Trovo... È sotto Soler? Sì, sotto. Ah, ok, ok, non mi ricordavo più dove cazzo fosse. Ragazzi, non è che sono cieco, che purtroppo invasioni, mica, boss ma... e quant'altro... Qua è terribile. Cioè, qua, anzi, le scale sono... messe in mezzo alle ombre. Le profondità sono luoghi in cui il giocatore blind di solito si perde per giorni, cioè dove sono, anzi il mago è sconfitto, io lo, cioè, l'anello dell'occhio, sì, insomma, l'anello della lì, strozzito è per dell'occhio è sì, preso, sì. Cioè, ma altro che si sono state fatte cose fighe. Vado. Ah, c'è stato il completismo perfetto, davvero incredibilmente particolare. Prego, prego, potete fare le scommesse, ragazzi. Ora lo so che c'è un boss, non c'è un problema. Allora. Mm-hmm. Bene. Drago famelico, a noi. Perché non ti targhetta? Ok. Allora, intanto la coda, perché sennò ci attacca. Con quella coda di merda. Quindi vieni qua. Ce la fai tagliare. Benissimo. Ok. Via. Ehi. Arriva. No, non arriva. Ok, per ora alle spalle. C'è Soler che lo aggra, approfittiamone. Esatto. Cioè, finché Soler è qui, possiamo proprio snutellare. Via. Tranne per questo, perché sennò poi snutelliamo troppo. Guarda quanto lo distrae il buon Cavaliere del Sole. Sì, bravissimo. Potremmo andare sulla testa adesso, però ci metterei troppo. Lasciamo perdere. Meglio fargli più danno. È giusto, è giusto. Via. Vabbè. Finché c'è Soler è veramente easy shit. Ok. Vomitino. Potrebbe darmi la peste. Quindi non lo scopriamo neanche. (Ride)
i consumabili. Ma cosa pensi? Ah, vuoi usare le bombe? Sì. Carino. Soler, tienimelo buono. Tienimelo buono, ah, Soler. Per... adesso è andato, ma ha fatto il suo dovere. Ah, non gli ho fatto niente. Evidentemente 109. Il fuoco. Aia. Non di nuovo, non di nuovo. Beh, decisamente non sei sul bordo dell'arena, quindi è tuo. Dietro c'è il burrone, eh? Ora lo so. Quindi ci allontaniamo ben presto da questo posto di merda. Ma lui continua a fare il simpatico ragazzo che cade. Cosa fa? Vomita adesso. Quella è la skin del vomito. Sì, sì, vabbè. Bei danni gratis. Uno. Basta! Oh mio Dio! Non è il burrone, non è il burrone. Bella sta capocciata, ci è piaciuta proprio, zi. Ok. Ultimate, dai. Via, via dalla roba che adesso va dritto. Sì, sì, ho imparato anche questo attacco ormai. Sei morto, zi. È vai! Finita. È finita, è finita. Sono morto solo per una mia. Per l'inquadratura. Grande! Chiave della città infame. Addirittura. Mangiata dal drago. Umanità gemelle... e tante anime. Tante tante anime, 30k, mamma mia. Allora ragazzi, perché avrei dovuto dare un'occhiata ai consumabili se non per le bombe? Te lo dico io. Allora, guarda, metti il mio schermo full. Sì. Eccomi. Ok, mi riesci a vedere? Sì. Perfetto, allora, praticamente l'unica cosa che manca tra le chicche e le cose discusse fino ad ora da dirti a riguardo, perché in realtà le profondità non mi sarei mai aspettato le avresti completate con questa precisione e completezza, proprio non ti manca praticamente nulla, sei stato incredibile, okay. È che i draghi sono deboli ai fulmini e in realtà tu, grazie all'esplorazione della precedente fase, hai trovato la resina dorata. Ah, che giusto, dice, che era scintillante col... Sì. Fulmini all'arma della mano destra. Ora, è vero che io ho un equipaggiamento che non può utilizzarla, però tu avresti potuto... Con la Claymore. Un damage boost importante, al di là del fatto che lui ovviamente, vabbè, è debolino. Mi dai il morsetto, per favore. Ora, adesso appena lo elimini, lo togliamo di mezzo, aia, ti torno... Ah, tra l'altro il mio sarà buffato. Perché non hai ammazzato il... Esatto. Però non era un boss così difficile, dai. No, è un boss terrificante perché fa molto male, potrebbe essere buffato e ha delle hitbox molto larghe, mettiamola così. Ok, allora, oh, bravo che hai preso l'asciapipenne che dobbiamo anche leggere, tra l'altro. Sì, certo, no, libero, tranquillo. Ti metto il timpino, ecco. Esatto. Grazie ragazzi delle sub, grazie mille. Grazie anche a voi ragazze, siete sempre incredibili. La vera cosa scomoda è che il vomito rompe le armi. Ok, ma non l'abbiamo mai preso il vomito, quindi bella lì. Esatto, sei sempre stato molto bravo. Ah, ok, quindi col vomito praticamente il try finisce perché... È rischioso, sì. Cioè di base se ti fa... se hai perso l'arma hai perso la run, cioè devi usare un'altra arma. Puoi provare a usarne un'altra, ma... Io intanto, ragazzi, apro il menu e mi leggo l'ascia bipennevole del re drago, tra l'altro. Re drago, è importante la parola re. Allora, ascia bipenne del re drago. Quest'ascia, una delle rare armi
dei draghi, quindi i draghi, effettivamente questo drago sembrava un po' mezzo antropomorfo, no? Sembrava un po' umano, oltre a essere drago, c'aveva proprio le mani, ora le vedo bene dallo schermo di Michele, no? C'ha le mani questo drago. Questa ascia è una delle rare armi dei draghi, è formata dalla coda del drago famelico, e a dir la verità, ok, se proprio proprio, anche il demone del rifugio dei non morti sembra un rettile, no? Mm. E anche lui è un po' mezzo drago, mezzo lucertola, mezzo uomo. Con delle braccia peraltro abbastanza simili, se non mi ricordo male, a quelle del re drago famelico qui. Cioè senza re, del drago famelico. Comunque, è formata dalla coda del drago famelico, un discendente deforme degli antichi draghi. Quindi era effettivamente un drago deforme. L'arma è impregnata di un potere mistico da scatenare impugnandola con entrambe le mani. Ok. Quindi quest'ascia, una delle rare armi dei draghi, è l'arma del re drago. Quindi il re drago non è il drago famelico. Il re drago usava la coda del drago famelico come arma. Ok? Quindi gli ricresce la coda come le lucertole. Un discendente deforme degli antichi draghi. Ok? È un discendente, quindi viene dopo gli antichi draghi. E non so, secondo me questi draghi sono... Non dico imparentati con gli uomini, però molto strani. E, 50 di forza, ammazza. È un'arma tosta, ma è anche molto figa e forte. Allora, dobbiamo leggere anche una chiave che ci ha droppato. Chiave della città infame. Chiave della città infame, che è quella che descriveva anche il nostro amico, mi sa, Crestfallen. Nelle profondità del borgo dei non morti, ingoiata dal drago famelico. Quindi qualcuno con questa chiave ha lottato contro il drago famelico, probabilmente l'ha persa. Persino gli abitanti corrotti delle profondità ne conoscono i pericoli, pensate un po', e hanno creato questa possente porta nella speranza di restare al sicuro. Diamine. Pensa un po'. È qualcuno che spaventa persino dei non morti, che alla fin fine, perdendo il senno, diventano un po' delle bestie fatte di istinto. Ciononostante hanno paura. Quindi nella città infame c'è veramente qualcosa di terribile. Perché infame? È infame perché è divenuta infame o infame perché l'è sempre stata in quanto... Ma guarda, in inglese è Blight Town, quindi è un po' come se fosse la città impestata. Ah, ecco. Ok, a posto. Blight Town, sì, la città della peste, proprio. Quindi però è anche infame. Dove questo potere si concentra al massimo, questo veleno, questa morte. Io mi aspettavo di trovare... già adesso una sorta di maestro o maestra, no, del potere, ma allora a questo punto sarà nella città infame questo potere, che influenza arriva qua, esatto, che riempie di morte, anzi che converte la morte in potere in queste fogne, deriva probabilmente dalla città infame. E poi abbiamo l'NPC che avevo saltato, giusto? Sì, c'era, ma però... che in realtà non è... Ah, ok, è semplicemente avanti. Ah, qui quindi questa nebbia in realtà, cioè, non copriva un cazzo, cioè un... Esatto, non copriva, cioè vedrai cosa copriva, ma non era una nebbia. Semplicemente un blocco multiplayer. Ok. Quindi adesso io posso risalire in serenità. Anzi, puoi usare anche un osso del ritorno, per quanto ne... Giusto. Se ti senti a tuo agio. Tra l'altro, lui veniva da sotto, quindi il buco non l'ha fatto il drago. No, lui veniva, infatti, dalle profondità. Veniva da qua sotto, quindi probabilmente dalla città infame. Lui ha risalito il canale dalla città infame, forse. Cosa del tutto plausibile, secondo me, infatti. Questo ambiente era pregno di brutture e la più grande di tutte, al di là di forse chi è la causa, era il drago. Sì, però il drago deforme, secondo me, non è deforme nel modo in cui l'abbiamo visto. Era un drago deforme e ok, ma sembrava anche lui sotto l'influsso di questo potere. La voglia. E anzi, addirittura forse le melmine sono il suo vomito che prende vita. Ok. Allora adesso si risale, amici miei. Si risale. E come se si risale? Ma da dove? Perché io mi perdo subito. È facile perché in realtà il luogo per scendere, cioè per salire, in realtà è... un bel inganno. Tu adesso, esatto, continua così e vedrai che l'inciucio è che per tornare indietro non devi fare questo, bensì dagli le spalle ed è entrare nell'arco che hai adesso davanti. Ok, e scendere.
È giusto, esatto. Giusto, perché non volevo scendere io. Sì, 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 allora, sì, normale. Assolutamente. Ok. Allora, dobbiamo andare al falò a livellare prima però. Perché se dietro c'è merda, sono fottuto. E allora, esatto, è l'osso del ritorno. Sì, sì. Faccio un ritornino. Assolutamente. Ho visto una quella po', ho sperato che ci fosse subito un falò visibile, ma non è così, quindi ok, avanzamento di livello, amici del grande wrestling. Facciamo un punticino stamina, un punticino vitalità, due punticini forza, o forse questo 27 adesso possiamo lasciarlo così com'è, che ne dici? Non è una cattiva idea, assolutamente, stai andando benissimo. 27, 23, 25 ti può piacere? Cioè 25 molto. Vitalità, 23 stamina, 27 forza? Fantastico. Bella lì. Bellissimo level up. Super, anzi, forse guarda un po', pensa che può farne un altro. Usa qualche anima. Aspetta, controllo. Oh, credo ti manchi poco. Nel caso facciamo un po' di destrezza per la Claymore, però boh. Dipende da te. Dipende da te. È molto importante che tu decida se vuoi sfruttare la clean quality. Voglio vedere un attimo adesso se mi fa fast roll o mid roll con lo scudo, l'arma di Nito. Ok. Ma la Claymore più 5 ne è quasi equivalente, direi. Ancora? Eh sì, ancora sì. Perché, guarda, considera questo. Il percorso che stai facendo adesso ti porterà, una volta completato, a uno di quegli upgrade pazzeschi e inaspettati, perché avrai tanto raccolto esplorazione in questi luoghi appunto impestati. Tempo al tempo. Il tuo consiglio qual è? Quello di metterla questa destrezza oppure no? Il mio consiglio è di sicuramente mettere destrezza, nel senso che o ti specializzi in forza oppure vai effettivamente di quality build, e che comunque ti permetterà anche di usare archi e insomma esplorare un po' le cose. Però se ti piace la Claymore, se ti trovi a tuo agio con essa, effettivamente ora che hai 27 a forza, destrezza è un'ottima idea. E allora dai, destrezza sia. Ok. E armonizziamo sì l'incantesimo del re tombale. Oh. Via la pelle ferrea, non mi è piaciuta. Ok, vediamolo un po'. Oh, che figata! 20 spade. Figo. È bellissimo, ragazzi, questo incantesimo. È veramente stupendo. È molto figo. Ok. E più sei affine a Nito, più è forte. Ah, ecco perché mi hai dato sì. Anche gli occhi. Allora, rimettiamo lo scudo. Oddio, no. Andiamo nella città della peste. No, teniamoci questo scudo qua. Ok. E allora andiamo. Però rimetto la Claymore qui. Anche perché in un certo senso le spade di Nito le abbiamo già nello spellcast, quindi... Vero, esatto, anche di roleplay sei pieno. Capito? Cioè la Claymore è la mia arma, l'arma di Nito la usa Nito. E reagisce alla mia invocazione. Hai spostato la video source della PlayStation, ma come cazzo ho fatto? Sì, l'ho visto, ragazzi, ma io non ho pigiato niente. Non lo so, boh, vabbè. Sì, sì, grazie di avermelo detto. Allora, dobbiamo vedere anche il set che è droppato? Oppure no? Ah no, però non c'era scritto niente. È standard, sì. Allora, è spade. Una vittima vera e propria. Allora, di qua si scende di sotto. Bravissimo. E qui andiamo nella porta. Ah no, ci sono i ratti prima e le melmine. Vabbè, i ratti in realtà. Ok, GG. Ah, ma era questo l'NPC. Esatto. Vabbè, ma allora come cazzo facevo a prenderlo, ragazzi? Scusate. Sì, dovevi curiosare dopo la boss fight. Ma è normale. Ma è un demone. È un demone caprino. Prima di parlarci, binocolo. Come fanno i bravi ragazzi? Ha tanti medaglioni. Sembra un predicatore.
ha la faccia nascosta interamente dall'elmo, che è veramente molto demoniaco. Ha una spada dorata. Sembra ricco. Ha un simbolo con un corvo che vola. Mm-hmm. Parliamoci. Mm-hmm. Domhnall è un venditore. Oh, diamine. Che sì, non gli stai simpatico per ora. Allora, resina dorata e cassa senza fondo le conosciamo entrambe. Spada leggera di cristallo, cos? Spadone di cristallo, scudo di cristallo, ma sono i cristalli dei cadaveri. Può essere. La spada dritta completamente cristallizzata, di origine sconosciuta. La cristallizzazione potenza l'attacco della spada, ma la rende più fragile. Infatti si sgretolavano quei cadaveri. L'arma non può essere usata a lungo poiché non può essere riparata. Uno spadone completamente cristallizzato di origine sconosciuta. Ok, dicono la stessa cosa. Esatto. Sono armi forti, ma fragili. One shot. Esatto. E sì. Quindi queste spade sono state colpite dallo stesso potere che ha cristallizzato quelle persone. Chiaramente, se questo potere colpisce un essere organico, lo uccide. Se colpisce una spada, lo rinforza. Come è entrato lui in possesso? Esatto. Li ha depredati ai morti, forse. Sembra essere un collezionista. Ma magari li ha depredati ai morti. Cioè, le persone sono state colpite da questo potere di cristallizzazione. Hanno lasciato lì le loro armi. Lui va, le raccoglie come fanno tanti venditori di questo mondo e poi le rivende. Abbiamo anche le frecce, ma qui nulla da vedere. Oh, vende la sua stessa armatura. Uno strano elmo proveniente dall'antica terra di Zena. Luogo di nascita dell'insolito venditore Domhnall. Zena non l'abbiamo mai sentita nominare, anche nel character, diciamo, creator, mi pare. Zena non era uno dei punti, però sì, insomma... Però non diceva nulla. No. I due corni simboleggiano la saggezza, attenzione. Una strana armatura proveniente dalla terra di Zena, le numerose medaglie simboleggiano la gloria, quindi gloria e saggezza. I bracciali simboleggiano un dominatore. Gli inserti con anelli simboleggiano un esploratore. Sembra veramente vestito di cose di altri, Sì, però sì. È comunque tutto proveniente dalla terra di Zena. Sì. Ed è pieno di valori quest'uomo, cioè nonostante si, come dire, presenta come un venditore. E a un venditore, ok, possiamo sicuramente cucire addosso la saggezza, ma non la gloria. Forse anche la capacità di essere un esploratore, ma non l'appello dominatore. Quindi non, o sta mentendo o sono rubati. Sì, o comunque, vabbè, sì, esatto, ci crea un simbolismo sopra, è un ninnolo. Capito, esatto, o sta mentendo e quindi questo è lui che dice che in realtà i corni simboleggiano saggezza e le medaglie simboleggiano la gloria. Però sai, il narratore è onnisciente, quindi in teoria dovrebbe essere vero, no? Sì, sì, esatto. Però... Giusto. Capisci che lui o si sta costruendo un personaggio che non è molto possibile, capito? Sì. O non è un venditore, sono queste le uniche due cose. Esatto, sono d'accordo, sono capito? D'accordo. Sì, sì. Dal fatto che queste spade urlano sto depredando i morti, ti direi che è solo un gran ciarlatano, nel senso che è un tizio che si veste di vari simboli, ma in realtà non è un venditore davvero, cioè è semplicemente un venditore. Però... è anche una persona che non si fida molto. Visto, già. Se vogliamo possiamo vendere e comprare da lui. Però detto questo, mi ha detto addirittura che il futuro è altro in serbo per noi, chissà, forse un giorno. Però ecco, oltre che affari non vuol far molto con me. E invece tanti altri si sono lasciati comunque a commenti più o meno estesi. Esatto, solari e così via. Lui molto per i cazzi suoi, è qui seduto. Lavora presso imprenditore di me stesso, esatto, è proprio lui. Direi che possiamo aprire. È questa la porta di cui parlava la chiave. Una bella porta graffiata, ragazzi, è graffiatissima. Hype train per la città infame adesso in chat. Esatto. Bellissima, l'hype train ci sta tutto, ragazzi, grazie.
Bella. Laureato nell'università della vita, esatto. Oh, un cambio di luce. Una scala. Disperazione avanti. Beh, non serviva un messaggio per dirmelo, però va bene. Non c'è nient'altro, ragazzi, quindi possiamo prendere le scale. Ho fatto un controllo di sicurezza, ma non mi sembra ci sia altro. Qui non si può accedere in alcun modo, quindi poggers. Legno. Buona fortuna, grazie. Ragnatele, nessuno scende da un po'. E oh, tanta morte. Quindi o qualcuno è caduto o c'è qualcosa. Lì vedo delle ruote. Non sono Bonewheel però, o almeno lo spero. Ok. Ha invaso Rea Oscura a me. Ok. Oh mio Dio. Ah, non è tornato. Eh sì. Brutta cosa. Non prende danno l'amico, eh. Però prende questo. Ciao zio. È stato divertente. Non sei morto? Ah no, ok. Pensavo avesse retto la caduta. Che miseria. Città infame. Ci sei allora. Eccoci. Ma è più che una città, è... Oh mio Dio. Oh oh. C'è un... Ma è un invasore? Ah sì, è un invasore. Sì sì sì, è un invasore. Ok, non l'avevo visto. Va bene, e allora invasore. Infame. Fai un po' quello che vuoi. Esatto, è proprio definizione. Va bene, va bene. Sarai tu a decidere se sei onorevole o no. Vabbè, io... sì, no, per ora. Sto combattendo. Cominciano... Fiero Renzo mi ha invaso, ok. Ma questi si backstabbano con una semplicità assurda. Sì, sì, è il loro punto debole. Oh no, esatto. No, 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 non è morto. Vaffanculo. Niente. E tra l'altro mi danno la peste, sti cosi. Pericolosi, infatti sono putrefatti, cioè sono impestati, pestilenti. Ok. Ok, adesso guarderò un po' il mio schermo una volta tanto, a differenza del precedente falciatore. Ok. Ora ci siamo, lui mi sta cercando di tirare addosso la roba. Ci sta, mi piace. Let's go. Ok. Mi ha dato tanti bei regalini. E io li accetto. E visto che siamo nella città infame... Ah, diamine, non si può fare, cioè non prende il target. Vabbè, mi è sostanzialmente impossibile qui lottare contro di lui, perché ci sono i nemici lì dietro. Quindi io non avanzerò oltre. Sì, ti sta facendo un sacco di regali, ma è pericoloso. Però, capito, non posso... Vediamo un po' se riesco a metterti il segno. No, non ancora. Non lo troverò mai, probabilmente sta già venendo a ammazzarmi, però io ci voglio credere. Palesemente super narrativo come... No. Narrativo un cazzo, mi ha tirato addosso... mi ha tirato addosso una bella tega mentre mi stavo equippando l'arma. Vediamo se sono riuscito a far apparire il mio segno. Ok. Aspetta, provo a metterlo... Provo a metterlo un po' più vicino. Ok, bella. Bella zi, vai vai. Bella zi, questo volevo fare il coglione facendo finta di cambiare l'arma. Benvenuto nella città infame. Sei Baku, vai in pace. Allora,
ora che abbiamo finito questa finta, possiamo tornare a prendere la claymore. Ok, riprendiamo la claymore. Bella lì. Scudo del cavaliere. No, anzi no, scudo del ragno. Visto che questi impestano e fanno cose. Ok. Mi scrivono in chat, Patches sarebbe fiero di te. Oppure Sidonia, sindaco della città infame. Ok, bella. Vai forte, vai forte, tu vai forte, non ti preoccupare. Vai. Eroe di tutti noi, amico zombie mostro. Cosa? Ma perché c'ho questa roba? Ma che cazzo di spada ho preso? Mi sa che ho preso la spada sbagliata, raga. Mi sa che non ho equipato la claymore. Avevo un attacco... Oh, avevo un attacco strano. Ah, no, no, oddio, c'è un altro tizio. No. Ma è incastrato nelle texture. Okay. No! Ma avete visto? Non si muoveva. Sì, ti hanno fatto, sì, la ganascia geodata si chiama, sì, esatto. La ganascia geodata. Sì. Mi dispiace, non mi sento colpevole per questa morte. No, ma tranquillo, anzi, tra l'altro... Avanza un po' che poi vedrai, avrai una safe zone. Ok. Ma è molto semplice in realtà quel posto. Ora c'è stata l'invasione che ha, come dire, reso tutto più catarte. Ah, ma devo diventare umano? O non ce n'è bisogno per ora? No, ce n'è bisogno. Ok. Non ce n'è bisogno, recupera pure la scala. Bagascia geodata. Esatto. È stato veramente bello però, ragazzi, io mi sono divertito. Comunque sono veramente cioè più andiamo avanti, più sì. Dark Souls è 50 sfumature di morte, cioè guarda, tu hai fatto profondità e catacombe di seguito, cioè no ma io intendevo non della mia, attenzione, intendevo della loro, cioè chi muore come nella forma di scheletro che continua a essere riportato in vita. Chi assorbe, cioè diciamo, trasforma la propria vuotezza in, vedi, divenire un covo di malattie e di peste. Chi invece nelle fogne diviene più grande e pieno di fumenti della morte. Sì, vai sì, in pace, zi. Cosa vuoi dire? No. Gridonia qui. No. Lasciamo perdere. Non c'è bisogno. Ah, ma cosa? Sono fatto colpire come un cretino. Ok. Tra l'altro loro si sgretolano in polvere. Strano. Diciamo sì, ma in questo caso è anche un po'... Sicuramente non sono come gli NPC, ovviamente. Sì, come sì, certo. Giù. Bravo. E ora tu vieni di qua perché c'è il tuo amico di là. Aia, mi sono preso un bello sganasso nel viso. Termine tecnico. Sì. Vieni qua, Giovanni. Sì. No, più in qua devi venire. Saranno esperienze memorabili. Guardala. Ok. Bravo. Ancora. Cioè, praticamente con un backstab in teoria vai snowbolli. E tre. Vai in pace. Vabbè. Cosa mi ha regalato poi Saibaku? Non ho manco visto. No, non ci ho fatto caso. Ok, loro fanno schifo, tra l'altro. Sì, disgustosi. Hanno le lance e sono praticamente vestiti di stracci e hanno la testa deforme. Sì, hanno la testa... Sembrano mezzi pesci. È vero, hanno proprio un po' di... Oh, tossicità subita. Cosa? Cos'è questa roba? Ehi, liberati! No! Allora, no, non c'è niente di strano. Ora...
sappi che sei dinanzi all'inizio della vera infamia. Sì. La tossicità non è il veleno. La tossicità è qualcosa di terribilmente più potente. Ok. Ti logora. E non solo è molto difficile da rimuovere, ma ti viene applicata da qualcosa che scoprirai tra un po', perché per ora potresti non averlo intuito a causa della, insomma, colluttazione del combattimento con sti uomini pesce qua. Mm-hmm. Sì. E per fortuna hai uno strumento che ti permette di proteggerti. Sì. Il muschio. Il muschio ti ci cura, te la cura, te la rimuove. E allora lo scudo. Ti protegge, esattamente. Lo scudo. Ma infatti l'ho tenuto a posto. È speciale, è unico e ti permette di proteggerti proprio da questo orrore. Perché okay. la città infame è infame principalmente per questo. Esatto, per la tossicità. E come ti viene applicata in maniera disgustosamente infame. Ma qui è stata colpa mia che ho provato un Perry. Mi sono sentito al sicuro e invece ero. Puoi farli Perry qua, anche ai giganti. Però non è giustamente una cosa che ti può far sentire. Guarda, uno, due. Devo buttarlo di sotto lui. Male, non male. Nice. No, ma che cazzo mi hanno tirato? Stronzo, l'altro. con il. Tra l'altro, posso farla. Possono lanciarla, me l'ha lanciata. No, però, hanno quel passettino in avanti che è terribile. Non ho per niente capito. Sì, erano 10k anime, ragazzi. A parte che, vabbè, si rifanno. Vabbè, ma ne è appena spese 60.000. Cioè, no, infatti. In realtà la città infame è una sequenza di... sì, esatto, continua. Adesso considera che la città infame non è un luogo che si fa la prima volta accumulando. No, certo. No. Vai tranquillo, anzi, tempo al tempo la supereremo e ti darà parecchia soddisfazione se non solo arrivare in fondo a quest'incubo. Allora, esatto, mi hanno fatto cilindro magico sul lo butto di sotto. volevo buttarlo di sotto facilmente e invece mi ha buttato sotto lui. Però infatti già la strategia di andare alle spalle per fare i backstab e così via è tutto tuo ormai. Sì, ci sì, sei. Ma infatti sono tranquillo in realtà, è solo una questione di Poi sì, ovvio, ti ha aggrato anche l'altro, quindi... Sì, e non ho capito bene cosa... ok. Pensavo rimanesse in vita. Tra l'altro è affanculo, come cazzo ha fatto a aggrarmi? Oh, eccolo qua, vieni bimbo. Vai. Ecco, qui forse cadi, sai? Mi sta, c'è una bella chance che possa fare. No. No, ovviamente è troppo grande il calcetto. Sì, Qui non cadrà, se non è caduto prima. Però intanto prendi la claymore a due mani e lo finisci senza pietà. Yes. Vieni, Franco. Ecco, così ti ha colpito l'altro prima. Ha droppato l'altro. Sì. Bella lì. Ok. Escrementi, wow, droppano la merda. Che bello. Si cacano addosso mentre muoiono. Adoro. Ok. Okay. Sono un po' strani i punti aggro in questo luogo. Perché... Sì, sono trappole praticamente, sì. Cioè, prima mi ha aggrato questo che era affanculo. Prima ancora il drago, cioè il doppio gigante. Ora stiamo molto attenti. C'è quello che lancia merda. In realtà, Saibaku Punk 77 ha cercato di avvertirmi di questa cosa tirando coltellini. E chi sei tu? Sei diverso da tutti gli altri. Mokujin. Guarda che bella. E droppano anche il muschio. Ehi, ehi, ehi. Adagio. 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 Al top. Ok. Adesso.
La città infame in realtà è una città di legno, è quasi come se la città infame in realtà fosse stata creata dagli appestati. Sì, infatti è proprio raffazzonata pur di scappare, di star lontano da draghi e... Cioè, capito, me l'aspettavo come una vera e propria città, e invece no, è una costruzione in legno rudimentale fatta da gente veramente disperata. Ok. Ok. Mm-hmm. Vieni, vieni. Trappole. Ok, non male il danno di fuoco, lo proviamo su un mob sul quale possiamo permettercelo. Ok. Adesso possiamo andare a destra o a sinistra? Non è vero, a sinistra c'è un loot ma non è raggiungibile da un roll. Sarebbe una follia. E quello non è un falò, è una torcia riversata a terra. Sì, è una torcia. Noi dobbiamo trovare un falò, ragazzi, è il nostro primo obiettivo. Lì altra torcia e nemico a ore 12. Oh, qualcuno di cattivo sta arrivando. Non so da dove. Eccolo. Cosa? È sceso. Sta cercando di prendermi, ma sono io a fargli lo sputo a palombella, amici. No, non salire, coglione. No, 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 non sali un cazzo, hai capito? Oddio! Oh, ce l'ha fatta! Zitto. Ok, scala libera. Possiamo prenderla in serenità? Non mi fido. Me la rollerò. Oh, se nice. C'è qualcuno alle spalle. Ok, non c'è nessuno. Adesso loot oppure discesa? Loot è il loot è goloso. Ma se vado nel loot, poi non vado da nessun'altra parte? Fatemi studiare un attimo. Giusto, la giusto. Mappa. No, infatti, no, in realtà erano collegati. C'è un altro loot sopra, ok, era un'anima. Quindi giriamo, maestro, e andiamo. Ah no, ma qui non si può andare, quindi... O l'ho perso, o si prende in un altro modo. Magari girando? No. Magari rompendo? Neanche. Come? Magari salendo la scala c'è un altro infatti... passaggio sopra. No. Forse da qui? Forse da qui. Sì, eccolo. Oh, maschera delle ombre. Leggiamola subito, amici. Bravo, questo è uno dei set più nascosti di tutto Dark Souls. Ok. Maschera di tessuto nero indossata dalle spie delle terre orientali. Studiata per non intralciare la loro particolare forma di arte marziale. Sebbene sacrifichi la difesa in favore di una maggiore mobilità, offre tra le altre cose una certa resistenza al sanguinamento e al veleno, che è un po' il leitmotiv di questo mondo. Sì. Forse ciò dipende dalla natura dei doveri di spia. Certo, di dover anche resistere ai combattimenti protratti e alle eventuali, agli eventuali avvelenamenti, ecco. E detto questo, una spia del mondo orientale, non sapevamo che esistesse un oriente finora, questa è una... Esatto, cosa. È vero. Okay. Inquadratura. Che è una nuova informazione, questa, insomma, l'informazione riguardo l'esistenza dell'oriente. Tanto mi posso buttare qui. Ah, vabbè, faccio le scale. Dicevo, è una nuova informazione... Oh, e qui c'è un altro loot che mi è stato rivelato dalla telecamera. Eccolo. Bella. Dicevo, controllo anche se posso metterla. Sì, avete ragione. Non sapevamo che ci fosse un oriente. Mi viene da chiedere se siano collegati con gli amici della nebbia, visto che in teoria loro si nascondono e questi sembrano proprio dei ninja. Sembra migliore, ma è peggiore la difesa magica. Resistenza al sanguinamento, cioè, però... L'est, cioè, l'Oriente è stato perlomeno citato nella character creation, ma nient'altro. Sì. Sto controllando se posso vestirmi con questa armatura. Ah beh, sono leggere, non troppo, vediamo. Oh, mi mantiene il mid-roll. Guarda. Cioè, mi mantiene il fast-roll, scusami. Al top, fantastico.
Guanti delle ombre. Okay. Ancora in fast roll, ragazzi. Grande! Bella raga. Cos'è? Anche difesa del veleno. E gambali delle ombre. Dai, tutti. Ma che figata, finalmente un set completo, non dobbiamo stare nudi. È vero, perdo la stamina regen. Avete ragione, senza ma. Forse posso mettermi la maschera. E il prima. Set. Non è male. È una bella combo in effetti. Sì, sì. Grande. Ok, vediamo un po'. Ok, so what? Altro luttino che ci guida, quindi deve... Oh, prima del loot capiamo da dove viene questo lamento. Sento dei passi. Un altro loot peraltro sullo sfondo. È pieno di loot quasi. Eccolo là. Gianfranco è molto arrabbiato, ma è anche impossibilitato a raggiungermi. Forse no. E non può arrivare in realtà, perché è bloccato dalla mappa. Sì. Si attacca. E allora, prendiamo questo luttino. Molto interessante, una bella anima. È pieno di morti qua, mettiamoci in... È vero. E qui potremmo fare rollino tattico. È rischioso, ma rollino tattico, eccolo qua. E questo che cos'è? Spara fuoco il bastardo. Merda. Piccoli cani che sparano fuoco. Quindi non erano abbastanza cagacazzo prima, giusto? No, adesso... Ora devono sputare fuoco. Sono cani sciolti dal fuoco stesso, forse, che poi hanno immagazzinato. Mio Dio. Mamma mia. Mio Dio. E molti sono morti qui, eh. Altro che... Ora c'è un amico Fritz che colpiamo... Oh, cazzo! C'aveva l'amico. Sì. Ma ora fanno una brutta fine. Grande. Grandissimo. Bella lì. No! No! Pensavo ci fosse... La fiasca. Ok. Un luttino in fondo lo vedo. Mi faccio guidare dal luttino at the moment. Che goduria, maestro. Ma che goduria. Esatto. Abbiamo trovato il falò. E... Questa è una cosa che a me... dà una frustrazione e un'infelicità assoluta. Ma questo falò, rispetto a ciò che è la città infame e quello che risulta essere poi non solo in ampiezza ma anche in difficoltà, credo debba essere la fine della live. Ok, va bene. Perché è troppo perfetto. Fa male al cuore. È troppo perfetto perché è l'apertura alla prossima gigantesca area. E guarda, prima di andare via, un'ultima cosa. Mm-hmm. Alberi. Oh, stai notando. Ottimo. Alberi, di nuovo. Sì. Di questo dovrei riuscire a raggiungere questa prospettiva e non speculerò stavolta, ok? Prossima volta. Però lascerò... hai già detto molto a riguardo, per carità. Quindi ci sta, ci sta. Oh no! Sono sotto tiro. Non mi lasciano neanche osservare in pace. Non mi lasciano neanche osservare in pace. Va bene. Mi siedo al falò, maestro. E qui ci riposiamo. Meraviglioso. Ragazzuoli, è stata una bellissima puntata. Abbiamo fatto un boss. Un'altra area, un boss. Un'altra area. 100%. Abbiamo fatto anche tante invasioni fighe con i nostri amici NPC. Alcuni ci hanno ucciso. Altri invece sono stati uccisi. Abbiamo scoperto di più sui draghi. Ne esistono di deformi. O almeno uno. Forse proprio a causa della disparità. Sì, sì, sì. E abbiamo visto anche che la morte ha varie declinazioni nel mondo di Lordran, che finalmente si rivela per non essere un al di là. Esattamente. È qualcosa di diverso. È probabilmente un cimitero di guerra. Sai cosa? Tu hai giocato a Kingdom Hearts? Anche al 3? Non ancora. Ok. Va bene, però comunque conosci un po' il mondo. Non dovrei dirti qualcosa di a te sconosciuto. Non credo. Dicendoti che
poi lo vivrai bene nel 3, ma lo conosci già questo luogo perché hai giocato Birth by Sleep. Mm-hmm. È un... Lordran è il cimitero dei Keyblade. Ah, sì, certo. Ok? Mi dà questa impressione. Carino. Cioè, sembra un po' un luogo nel quale c'è stata una guerra, o comunque nel quale una creatura o più creature hanno distrutto tutto. Probabilmente è qui che è avvenuta la lotta anche tra i Cavalieri Neri e i Demoni del Caos. Visto che i demoni sono ancora qui in giro. Ed è successo qualcosa che, ha veramente cambiato il destino di questo mondo. E dei giganti che riposano nelle catacombe. Tutte queste discussioni torneranno e non verranno lasciate in sospeso. Già. Fantastico. Bene, amico mio. Grande ragazzare. Oh, allora, controlliamo, apro Twitch e scopriamo chi vogliamo colpire col nostro potere assoluto. Vediamo, canali in live. Assolutamente. Allora, non ho molti amici in diretta, quindi vediamo se qualcuno ci suggerisce magari anche in chat. Guarda, se vuoi, io ho casualissimamente online uno dei più grandi appassionati e totalmente privo di appunto pubblico di Square Enix, che non so se hai mai sentito, si chiama Brian Farey come canale, no. E ha fatto anche un sacco di ricerche a riguardo di diversi Final Fantasy partecipando a discussioni interessanti. Ok. È molto bravo. E allora mi fido di te, lo vedo, sto giocando a Cuphead. Bravissimo, è lui. Bene ragazzi, ci sono 14 spettatori in quel canale. Esatto, è una adesso... di quelle cose che fanno gli sfondiamo il muro. Shingashina verrà distrutta, cancellata esatto. Dalla storia in questo momento. Bene, ragazzuoli, io intanto saluto. Esatto. Ci vediamo giovedì. E sarà bellissimo. Grazie mille. A presto. Bacetti. Ciao. Allora, dovremmo essere... Ecco sì, quittato Discord. È stata veramente una bellissima puntata. Siamo anche a 960 sub. Io vi ricordo, ragazzi, che prima del raid, stasera, ore 21:30, andiamo avanti con Lies of the Painful. Vi aspetto tantissimi. Per chi non l'avesse ancora scoperto, siete in tempo, ok, a unirvi alla run di Lies of the Painful. È un gioco iper profondo, iper speculativo, iper intrippante. Io mi sto divertendo da matti. L'altra volta eravamo 1700. E quindi insomma, se volete unirvi, io sono davvero 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 tanto contento. Bene signori, io vi ringrazio per essere stati con noi. Andate a raidare e a distruggere Brian Farey. Andate a distruggere il canale di questo giovane Padawan. Noi ci vediamo stasera ore 21:30 con Lies of the Painful. Invece con Dark Souls riprenderemo venerdì sera ore 21:30. Ciao ragazzi, a dopo, buona cena.